Ma buon pomeriggio a tutti, amici videospettatori. Buon pomeriggio e benvenuti, benvenuti al Poggen. Ragazzi, allora io, Saido e Loci è da quest'estate, dall'annuncio di Kazuya su Smash che stiamo lavorando a sta roba. Cronistoria di come è andata. Allora, Loci, come sempre, perché non ha voglia di lavorare, mi scrive su Telegram e mi fa: posso venire a casa? Dai, facciamo la live per Kazuya. Io, certo. E quindi, e ovviamente va via, rompe il posto di lavoro e anche il datore di lavoro, viene qui con l'Iron First e guardiamo effettivamente insieme l'annuncio di Kazuya. Volevamo anche Gian, perché se non sbaglio era la live nella quale hanno annunciato effettivamente Kazuya, hanno fatto vedere poi quali erano le combo. Sì, esatto. Però Gian è arrivato a casa qui a fine live. Cioè, gli abbiamo detto: dai Gian, vieni. Lui, ok. E la live è finita, intanto abbiamo fatto in tempo a giocare a Smash 6 e Gian ancora non era arrivato. Poi alla fine arriva Gian e abbiamo cominciato a parlare, e Loci in realtà ci aveva cominciato a raccontare di come volesse comunque creare un sistema proprio torneistico dei picchiaduro, ma adatto all'entertainment su Twitch, e quindi con una serie di appuntamenti che creassero delle storyline, che creassero proprio un rapporto fra i giocatori coinvolti. Io ho detto: cazzo, sta idea ce l'ho da un anno, da quando ho organizzato nella mia 24 ore di compleanno dell'anno scorso un torneo a 8 giocatori di Tekken. E quindi praticamente si sono incontrati questi obiettivi, questi interessi, ed è appunto da quel momento che stiamo lavorando in gran segreto al Poggen. Guardate, io l'ho già detto nella live nella quale ho annunciato il Poggen, che credo fosse una delle ultime di Diamante Lucente per la Splendente. Sì. Il lavoro è principalmente le persone ai miei lati, nel senso che Gian e Loci hanno proprio fatto il 500%. Noi in questi mesi ci metteremo un po' la tecnica, quindi la nostra strumentazione, lo studio, la regia di Chiara, le mie mani sperando che oggi funzionino, quindi insomma ci mettiamo il nostro, però l'organizzazione, il contatto con i grafici, i lavori poi che sono stati fatti in preparazione, il contatto, cioè il contattare tutte le altre persone che vedete dietro di me, è un lavoro di questi due ceffi. Lui chiaramente lo devo rispettare oggi perché giochiamo a Smash, lui invece tra poco me ne posso fottere tranquillamente. Io avrò mio vendetta, non ti preoccupare, io sono preparato all'idea di che prenderò schiaffi. Io vi aspetto, perché ragazzi, il Poggen, che cos'è il Poggen? È un progetto. Ecco, spiega, è quello che ti volevo chiedere. È una scusa per noi per giocare ai picchiaduro. Vi leggo. Partiamo da questo presupposto. È una scusa per giocare ai picchiaduro, ma è anche un modo per cercare di diffondere un qualcosa di nicchia come picchiaduro verso un pubblico generalista, in cui che come si svolge il torneo? Noi abbiamo chiamato in questo momento un tot di giocatori che sono qua, sono tutti quanti content creator, twitcher e simili, e che nascondono chi più chi meno un grande amore per i picchiaduro, e abbiamo deciso di metterli insieme, buttarli nella mischia in quello che appunto è il Poggen, il torneo di picchiaduro più importante di Twitch Italia, perché al momento non ce ne sono tanti. Guardate, altri. Posso coinvolgere. Allora, sì, è importante nonché unico. Primi a fare una cosa che nessuno fa, e quindi questo è marketing. Io, se qualche moderatore è collegato, ma credo di sì, se no magari ci pensa Chiara, io vorrei fare una bella posa per postare sulla nostra pagina Facebook. Chiaro. Il fatto che siamo qui in live e sto per vincere il torneo. Quindi se per favore ci mettiamo tutti quanti in posa, ecco. Voi potete fare, se volete, la posa di quelli che perdono Mario Party, quelli che ciondolano. Ecco, è arrivata Chiara proprio a fare la foto. Esatto. Hai presente? C'è il tizio che fa i doppiaggi degli applausi. E c'è Wario che fa. No, c'è Wario che fa. Foto. Ok. Ok. Ah no, ma che figo, si è visto. Eh sì. Ah, mamma mia. Che brava Chiara. Che regia. Comunque, è esploso. Ovviamente ragazzi, questo non è il primo torneo mai organizzato, però è il primo che coinvolge puramente streamer, cioè sì, della serie Twitch Rivals, prendi appunti. E quindi a livello di entertainment è il primo. Esatto. Esatto. Oltretutto il Poggen non è una tappa e via. No ragazzi, il Poggen sarà un torneo mensile. È una relazione. È una relazione. È una cosa seria. Sarà un torneo mensile. Ovvero, questa è la prima tappa. La seconda tappa ci sarà la terza, la quarta, e andiamo avanti così. E ogni tappa cambierà il gioco. Il primo è Smash, il secondo lo scoprirete a fine live. Ma noi, volendo, se Chiara è pronta e tutto quanto, noi abbiamo preparato una roadmap, così poi voi potete vedere le prossime tappe. La prima tappa
è questa. La seconda, vi possiamo già dire la, sto la data, intanto. Ovvero il 7 gennaio, venerdì 7 gennaio, stesso orario, ovvero a partire dalle 15, ci sarà la seconda tappa del Poggen. Volete sapere su quale gioco? Dovete aspettare la fine della live. Siamo già 1200-1300 persone, quindi beh, direi Poggen. Poggen! Spieghiamo un attimo l'origine del nome. Vabbè, loro credo la possano intuire, ragazzi. Abbiamo passato settimane a dire, raga, ma come lo chiamiamo sto torneo? Perché c'erano venute delle robe anche cose. Sì, sì, sì. Il sottotitolo c'era, ovvero The King of the Super Guilty Bros, ovvero sì. Perché ragazzi, perché noi siamo appassionati di picchiaduro, ma non siamo dei pro player di picchiaduro, quindi siamo consapevoli di essere colpevoli di essere delle mezze seghe, sì, ma a cui piace il gioco. Però ci mancava il nome. Lui però la chat di Telegram con noi tre l'aveva chiamata Group Poggers, lui è fissato tipo Poggers. È uscito, suo figlio è nato ed è maschio. Poggers. Come il meme quello lì, bravo, non hai detto Poggers davanti ai miei amici. Sei il mio piccolo Pogchamp. Alla fine dal nulla ho detto, raga, ma lo chiamiamo Poggen a sto punto. Vabbè, chiamiamolo Poggen e l'abbiamo chiamato Poggen. Sì. Un momento di disperazione, perché eravamo dopo un intero pomeriggio. Un mese e mezzo. Raga, Poggen. Raga, Poggen. Vabbè, Poggen. Io ho immaginato, ho avuto questa scena evocativa di Hachi Mishima che butta il figlio dalla rupe e poi fa Poggen. E secondo me funziona, allora, è quello che avrebbe detto. Andiamo assolutamente sì. Da Poggen. No, è da Tekken. È da Tekken più Poggers. Sì, no, infatti. Ovvero il pugno di Pog. Esatto. Il Pogugno. Andiamo Pogugno. A presentare i partecipanti. Andiamo a presentare i partecipanti, sì, di questa tappa. Allora, avevamo tanti nomi in testa, alcuni magari li potrete vedere nelle prossime tappe, ma per questa prima tappa di Smash abbiamo questi baldi giovani. Salve! Partendo dalla mia sinistra, con cui io ho un trascorso, abbiamo il buon Tyler Strikes. Ballo. Ai tempi di Smash 4 il miglior Lucas d'Italia. È vero, e qua direi che Poggen ci sta bene. Il public enemy number one insieme a Loci e Saidoni in questo torneo. Era già venuto anche appunto al mio torneo di Tekken e sono contento che sei di nuovo qua. Un piacere, non sono il miglior Lucas di che? Ai tempi di Smash 4 il miglior Lucas d'Italia. Della tua provincia. Purtroppo c'era un ragazzo che otteneva migliori risultati, quindi tecnicamente no, però sicuramente qualcosina lo vincevo. Il più spettacolare, quanto possiamo umile. Dire. Dai. Quanto umile. Il più Poggen. Il più Poggen. Poi, il più Poggen. Poi abbiamo Frozen, direttamente da una delle due da isole. Da Disney. Da Disney. Sì, personaggio, perché siamo come Kingdom Hearts, cioè abbiamo personaggi certo, normali e quelli Disney. Te le racconto una cosa, proprio al volo. Esisto da prima. Da prima di Frozen? Voglio i diritti del film. Credo che non ti diranno. Auguri. Penso anch'io, sai. Bello che Frozen lo volevamo contattare, no. Però era in mezzo. Però ne mancava uno e quindi. No, era in mezzo alla Games Week, tornavo a casa, ero in metro e fa, oh Gian! Ciao Frozen, stavo giusto pensando a te e l'ho tirato dentro al Poggen. Storia vera, storia vera. Poi abbiamo il buon Viking, Simone, il re dei videogiochi. Che lui in persona. Proprio lui. L'abbiamo coinvolto perché appunto ci conosciamo da un botto di tempo. Lo adoro come streamer, lo adoro come giocatore. E perché sono un tryharder schifoso. E ho scoperto che hai un passato su Mortal Kombat, ma molto grosso. E quindi... abbiamo detto Loci, Saido, buttiamoci dentro Viking. L'abbiamo cocciato e vediamo come se la caverà. Approvato. Questa tappa del Poggen. Poi abbiamo Gravier, lui e i suoi soldati che continuano a rompermi le palle. Esatto. Ogni 5 minuti. Che palle, che coglioni. Twitch Italia, toglietegli lo strumento del raid. Gravier ha rotto i coglioni. Io ti giuro, metto tra le parole bannate esattamente il codice delle tue emote. Secondo me ti sta anche prima tu. Comunque anche Gravier è qua dei nostri. E poi abbiamo il buon Fabio Kenobit. Ciao, musicista, retro gamer, traduttore professionista. Tutto tranne che lottatore. Infatti, cosplayer di Zangief. Cosplayer, mi mancano i muscoli e le ferite da orso. Qui c'è Ryu se vuoi, però Zangief no. Anche lui qua oggi in figura appunto di giocatore. E infine abbiamo due figure che non giocheranno, ma casteranno, perché sono dei caster. Abbiamo ovviamente il buon Lapo, Terenas, molti di voi già lo conoscono. Ragazzi, come dire, nel senso, il detto è famoso, se sai fai, se non sai casti, e eccoli qua. Esatto, ragazzi, che poverini. È tristemente vero, posso dire di no. No, allora, perché sarebbe troppo
facile. Bisogna spiegare che il Poggen è sviluppato come fosse proprio la WWE. Sì. Quindi ci sono i buoni e i cattivi. Io è chiaro che sia cattivo. Sto proprio delineando il mio personaggio in questo momento. Vaffanculo. Sì, lui è heel, io sono face, ma dipende quanto mi fate salare oggi. Comunque abbiamo Lapo e poi abbiamo Pingu 16, ovvero anche lui giocatore, membro delle serate, delle nottate a casa di Tyler a Roma. Mentre io cercavo di dormire e loro giocavano. Ragazzi, leggendario a Roma. Pingu mi ha insegnato tanto, scherzi a parte, di Smash. Abbiamo passato proprio su questo Smash una settimana proprio intensa. Te usavi Lucina e io Ness, sì, a insegnarmi come recuperare davvero. Ho imparato tanto da Pingu. Quindi scherzi a parte. Colpa sua. Sì, ovviamente. Cioè, tutto no, questo discorso doveva far finta di essere gentile, ma non lo è. Non c'entro niente. Comunque, ragazzi, questo è il Poggen. Ovviamente. Noi cercheremo di essere cattivi, agguerriti, competitivi, ma appunto siamo una manica di coglioni. Sì, quindi sì, questo torneo è per divertirci e migliorarci, ma siamo dei coglioni. È per vincere, non ascoltate questa persona. Cioè, ma che cazzo vuoi vincere, fra? Sta buono. Un po' competitivo, secondo me. No, intanto perdo. Oggi perdo dall'Ocio o da Tyler, uno dei due. Vabbè. Chi c'era alla 24 ore, se lui usa Steve, sa. Trovamene uno che non ci perde. No, raga, i public enemy number one sono loro tre. È inutile raccontarci fregnacce. Io, infatti, il mio obiettivo il è arrivare a enemy quattro. È solo uno. Mario Draghi? Non lo so. Abbiamo iniziato subito. Pensavo ci fosse una cosa politica. Il public enemy è solo uno. Lo Stato. Il COVID. La società. La società. We live in a society. Ragazzi, io ve lo dico, io tanto entro in ottica che prenderò botte qui, io se riesco a piazzarmi quarto sono contento, ma tanto il mio montatore sul mio canale ha già pubblicato una clip di me in live che parlo del Poggen, dove praticamente io vi dico, tanto io vi aspetto a Tekken mi prendete tante di quelle mazzate, veramente vi faccio quindi il culo quadro. Praticamente sei un tappeto rosso stasera. Allora. Sì, oggi vi faccio andare, tanto vi aspetto tra qualche appuntamento. Ma lui infatti farà il face finché non salterà fuori Tekken e poi diventerà il proprio la web, aspetta, la webcam. Siamo talmente tanti che la cam sta mettendo a fuoco lui, quindi mettiamoci più in qua noi tre. Il vero protagonista del Poggen. Sì. Eccoci qua. Un sacco da pugni. No, ragazzi, non ci sarà poi questa situazione dopo, perché siamo talmente tanti che giustamente la camera dice chi cazzo devo mettere a fuoco. Palesemente l'essere più antropomorfo, certo. Vero? Il Siren. Beh, lui ce l'ha più grossa. Sì, guarda, c'ha una bella capocchia. Comunque, dicevo, che cazzo stavamo dicendo? Che stavano sparando un sacco di minchiate come... No, ma c'era una cosa seria. Ecco, sì. Ma continua pure, scusa. Vedete, no, ci saranno altre tappe. Ovviamente, ragazzi, ci sarà Tekken, ma... Sarà quello del prossimo mese? E quando comincerà Tekken? Voi clippate questa cosa, no? Questo momento in cui Gian fa: no, ragazzi, ma siamo qua per divertirci. Poi quando comincerà Tekken farà: allora, eccoci qua, che vinca il migliore, esatto. Poi commenterà la finale. Mentre gioca, però. Vabbè, siccome siamo una manica di idioti, ovviamente noi non abbiamo fatto un seeding normale. Non abbiamo fatto un seeding, no, ovvero non ci siamo inseminati, purtroppo. Come non si dispongono i giocatori nel bracket? Lo vedrete dopo. Quella in è la fase finale del poker. Loci, le basi. Loci, vogliamo procedere al seeding? Spiega il seeding come avverrà oggi. Ok, allora ragazzi, ma spiega cos'è il seeding. Allora, innanzitutto, sì, bravo, che cos'è il seeding? Di solito nei tornei viene scelto in ordine praticamente quelli che sono dal più forte al più debole giocatore, sì, per far sì che insomma i due deboli o i due più forti del torneo non si scontrino subito al primo turno. È un po' per mettere il pepino. Esatto. Il pepino. Però il pepino. Così il pepino. È veramente troppo noioso così, ok? Perché comunque siamo qui per fare spettacolo, giusto? Sono d'accordo. Allora, se siamo davvero qui per fare spettacolo, abbiamo qui una scatolina con UEFA dentro... Champions League. praticamente sì. Soltanto che c'è un twist, ovvero lì dentro ci sono 8 bigliettini dove ci sono praticamente i nomi di tutti noi e quello lì è un tabellone, come vedete è diviso in 4 parti, raffigurano quelli che sono i primi 4 match che andremo a vedere oggi. Chi viene pescato decide in quale quadrato finire e di conseguenza si può scegliere quello che è l'avversario del primo match. Quindi non ho capito. Allora è molto tu pesca, ci sono basta. Dei nomi il nome accanto al quale ti metti ci giochi contro. Accanto, se cioè. Non c'è nessuno accanto a te, vuol dire che ti piace. No, nel senso 2, 4, 6, 8. Siamo 8. Fa sì che non sia Tyler il primo a dover mettere il nome. Chi pesca? Io direi che facciamo pescare i caster. Vai. Okay. Allora, uno a testa. Per fortuna non c'è nessuno. Dite chi è. No, infatti. Ok. Allora,
vediamo. Il primo nome di questa estrazione è Sidonia. Qua. Sono tutti Sidonia, non vi preoccupate. Tu vuoi piazzare qua? Qua. Quindi Sidonia si piazza qua, sì. Nel primo match. Dai, proprio. Dai. Iniziamo. Goloso. Okay. Il secondo nome è... Non vale, arbitro! Soci di due. Li butto dentro. Loci, dove ti piazzi? Buttami là in fondo, dai. Qui? In fondo alle botte. Ah, quindi non gioca. Secondo me dobbiamo fare presidio. Eh sì. Terzo nome? Terzo nome è Kenobit. Fabio! Questo qua è il meme della... Okay, della politica, okay. Il compass. Io mi metto in... È lui. Quarto nome? Allora, il quarto nome è... Gravier. Oh! Okay. Gravier, dove ti metti? Nell'unico posto libero? Io mi metto nell'ultimo posto libero. Okay, quindi abbiamo... Sidonia, Kenobit, Loci... E Gravier. Quindi il primo a scegliersi l'avversario sarà per l'appunto il caro vecchio Frozen. Frozen, facciamolo. Dai. Facciamolo. Però, facciamolo. Allora, contro Sidonia, contro Kenobi, allora, contro Roche, contro. Tanto è winner loser bracket. Scopo, facciamolo. Qual è l'obiettivo? Pensa quanta gloria se mi batti. Sai qual è il mio obiettivo? Non vincere, ma distruggere Gravier. Ah, ok. Allora, vai, primo round. Metti qua da Gravier. Eh sì, mettiti da Gravier. Ok. Dai. Io comunque vedo Viking che suda freddissimo. Sì, perché sono rimasto solo con i fortissimi. Parlando di Viking. Ecco Viking. Eccomi. Dove vuoi andare? Che morte morire. Loci, Saido o Tyler? No. No, Kenobit. Loci, Saido o Kenobit? Kenobit mi sembra quella più. Sei un più approcciabile. Cioè, a sto punto. Ti piace vincere? O io contro te o tu contro lui. Eh sì. Al primo turno. Madonna, ti prego, non lasciarmi per ultimo. Aspetta, no. Cazzo, al primo turno. Attenzione. Adesso vai. Non dovevo scegliere io. È Tyler. Tyler. Contro Loci o contro Saido? È Tyler. E per contro chi preferite? Prova, l'ultimo bigliettino. Tu devi scegliere. A te la scelta. Per me è uguale. Devi scegliere tu. Io pensavo di arrivare in finale con Loci, quindi... Sbattilo fuori subito. Lo vorrei battere in finale. Ok, vuoi scegliere quindi me? Saido? Dai, let's go. Sì. Rifacciamo il replay. Mi fa scassare come di quello che abbiamo già fatto. In finale. Neanche solo... Vabbè, ma io me la devo prendere nel tu culo. Hai perso. Io vado dritto nell'user bracket praticamente. Vabbè, vado a portare... Puoi sempre risalire. Sì, è o... Ma sarebbe stato figo. Allora, dai, ragazzi, se usa Steve ho perso. Ti aspetto. Ti devo delle botte. Se usa Steve ho perso. Quindi ragazzi, primo match Saido contro Talia, il secondo Gravier contro Frozen, il terzo Fabio Kenobit contro Viking e l'ultimo io contro Loci. Vado a portare la tabella alla nostra Chiara così si può sorteggiare i vari bracket e io vado a piangere. No, ragazzi, non scrivete. Ragazzi, non è povero Tyler. Tyler è il secondo più forte secondo me di questo torneo. Lui è il primo. Loci è ancora più forte. Sì. Sì. So. Loci però dice il contrario. Comunque si è messo dobbiamo allora. Sì, certo. Io direi un attimo di tappo, così sistemiamo i caster, sì. Mettiamo le sedie qui davanti e parte me contro te. Proprio in me contro te. Okay? Al cinema. Ok? Finali sì. Ci dice fa doubles contro i miei contro. Sì, sono troppo per me. Ragazzi, 60 secondi di tappo e torniamo con i... anzi, 120 secondi 120. Di tappo e torniamo con i me contro te, a tra poco.
bounce on the dance floor. Signori, benvenuti al Poggen. Siamo qua per divertirci, siamo qua per tirare schiaffi, ceffoni e botte. E qua comincia l'azione fin da subito. Assolutamente, perché questo, ragazzi, è un big match anticipato. Sono due dei giocatori che puntano alla vittoria finale di questo torneo. Partiamo immediatamente con Sidonia e Tyler. E che cosa ci aspettiamo da questo match? Ci aspettiamo sicuramente uno Steve contro un Ness, ma ricordiamo che entrambi i giocatori hanno a disposizione degli altri personaggi che potranno utilizzare, male che vada, per counterpiccare per l'appunto nel corso dei match. Ricordiamo anche che è winner e loser bracket. Che cosa significa questo? Che se tu perdi il primo match, che è una best of 3, i primi match sono tutti best of 3, solo la fase finale sono best of 5. Esatto. Quindi tu devi giocare 3 match in cui hai 3 vite o 8 minuti per picchiare il tuo avversario. Che è un po' da sadici mettere 8 minuti, secondo me. Però è il tempo standard, da quello che mi dicono. Io sono ignorante. Allora, mettiamola così: il 99, e rotti dei match non arriva mai a 8 minuti. Sì, no, e... chiaramente. E però è per vedere la lì per dire sì, per bellezza, sì, no? Sì, almeno vedi quanto manca, poi, 4 minuti e 50, vuol ma dire scusa, che ma poi guarda questi due, ti pare che lo fa durare 8 minuti? No, ma neanche per scherzo, cioè figuriamoci. No, sono due giocatori parecchio aggressivi, quindi la partita finirà abbastanza in fretta. Ricordiamo ancora una volta, 3 vite best of 3, quindi primo match con i loro personaggi, finiscono il match e poi se ne giocano altri due dipendentemente da come va, oppure un singolo altro se si va sul 2-0 secco. Vedremo se sarà un 2-0 secco, perché come hai sottolineato è uno di quei match che ti aspetti che ci sia fin da subito una netta differenza e sembra che ci stiamo per lanciare direttamente proprio sulla landa, sulla mappa. Sì, entrambi sullo stage. Allora, pensi che vogliano fare un po' di warm up? No, stanno giocando. Ah, stanno già giocando, ok. Stanno giocando, sì. A brevissimo arriverà su schermo la partita. Entrambi hanno deciso di andare per i loro main, quindi abbiamo Steve per Tyler e abbiamo Ness per Sidonia. E Tyler sta facendo rimpiangere a Sidonia l'esistenza di Minecraft. Esatto. Guarda come non ti diverti, guarda come sta scavando bene. Sì, allora diciamo che il game plan di Steve sarà quello di cercare di evitare il più possibile l'avversario per andare a farmare quelli che sono i minerali necessari per... Steve è uno dei personaggi forse più difficili di cui capire il funzionamento. Avete presente la barra in basso a sinistra di Tyler? Quella sta a significare i materiali che ha a disposizione. La barra grigia chiara sta a significare l'acciaio, la barra grigia scura la pietra, la barra più a sinistra di tutte il legno, e se non ha a disposizione materiali tira fuori della terra, diciamo, terra con cui va a mettere per l'appunto questi cubi che vanno a dare fastidio all'avversario. L'acciaio viene utilizzato per combattere contro l'avversario, quindi per utilizzare varie mosse come i carretti, mamma mia, di violenza, questo per mettere proprio un setup pazzesco. E invece ci sono l'oro e il diamante, che sono delle discriminanti per poter costruire specifiche tipologie di armi, esattamente, che vanno a dare delle statistiche diverse, della potenza d'attacco diversa. Ricordiamo, potenza d'attacco e anche potenza di spinta, perché nel momento in cui tu vai a colpire un avversario puoi magari fare poco danno ma spingere veramente lontano, esattamente, oppure il contrario, oppure puoi fare entrambi insieme bene o entrambi insieme male. Esatto. Diciamo, di solito questa bella chiusura di Tyler qua, che piazza giù bene il terreno, riesce a togliere una possibile rientrata a parte di Sidonia. Assolutamente. Ness purtroppo è uno di quei personaggi che soffre tantissimo la possibilità di Steve di modificare di fatto la mappa e deve stare molto attento a non uscire fuori dallo stage. Intanto qui a disposizione e riesce a mettere la kill in tasca con una Peira, e pareggio, ragazzi. Sta funzionando molto bene il Ness di Sidonia.
E sta partendo anche bene in questa seconda fase, secondo stock in cui si ritrova già con il 50% dei danni subiti, però risponde molto bene. Tyler deve ancora farmare i materiali necessari per un'arma migliore, infatti costretto un po' qua a prendere schiaffi. Saidonia non deve lasciargli spazio e sta facendo perpetuare l'azione, una bella presa per spingerlo fuori, scavare, prendere tempo, è quello che deve fare Tyler, continua a farlo con calma e deve essere cauto perché guarda con l'80%. Sì, assolutamente. E una cosa al volo, una piccola curiosità, deve stare molto attento Tyler all'utilizzo che Ness fa del Picket Under, quel proiettile blu che per l'appunto ferma, inchioda Ness in un determinato punto, ma gli dà a disposizione uno dei proiettili più forti del gioco. Se Ness si colpisce da solo per l'appunto, può volare molto lontano, e se colpisce l'avversario gli fa veramente tanto tanto male. Qui Tyler si aspettava il movimento dell'avversario, è andato a punire immediatamente con un F-Smash. Una delle cose più verticale insidiose di Tyler è esattamente il carretto, perché qui il carretto è stato utilizzato appunto per il setup con Up Smash, che sarebbe quella sorta di pietra lavica che ha mandato Tyler in vantaggio. Quindi in questo momento siamo 2-1 per Tyler, si arriva a 3, ricordiamo. Oh, Tyler sta rischiando, cerca di ricrearsi una piattaforma sotto, riesce a rientrare senza neanche subire danni a parte di Saidonia, scava per prendere il più tempo possibile e allontanarsi, ma non puoi lasciargli spazio. Ci riesce? Sull'edge per un pelo, ha provato l'attacco per provare a rientrare un minimo a livello di DPS, ma Tyler di fatto sta giocando da chiapparella e... è l'unico modo che ha per giocare, sì, cioè, sì, o così o niente. Sta cercando, immagino, l'oro o il diamante per formare. Attenzione, lo prova! Tenta la presa, non va a segno, rimane distante, continua ad arrassare con questi carretti e mi fa morire che lo tiene lontano così. Ne vedrai veramente tantissimi. Perché guarda quanto materiale che ha. E ti dirò, sono ancora sorpreso che non abbia utilizzato che non abbia utilizzato l'incudine impicchiata, che è una delle sue, diciamo, signature moves. Ci ha provato prima, ma continua a scudarsi molto bene Saidonia, stanno tenendo bene il ritmo di rigenerazione, non sfruttano mai male questa risorsa. Tyler sta utilizzando benissimo lo scudo su una delle armi. Quel PK Thunder l'avevo visto io, però vabbè, i frame di invincibilità sono sempre difficili da leggere. Penso che la cosa migliore... Allora, qua Tyler sta facendo la L di loser disegnata con la pietra, qui il disrespect è reale, ragazzi. Vabbè, gli sta dicendo soltanto i risultati in anticipo, cioè, dai, guardalo. Questa è invece la L di Waluigi. Ok. Arriverà prima o poi, basta crederci. È l'importante crederci, no? Arriverà. Attenzione, no, qua si è fermato, poteva andare di dash grab e prendere la kill con la presa. Sarebbe stato pericoloso però, perché se riesce a schivare Tyler e poi per colpirlo di... Eccola! Appena detto e l'ho chiamata! La picconata! Allora, qui il problema però è stato quello che... Questo personaggio è un errore. Detto da un Ness, personaggio che da 20 e passa anni ci ha distrutto con le sue back throw, PK fire, morte e distruzione, Saidonia ha il coraggio di dire che Steve è un errore. Forse ha ragione, però vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, dovrei pur rompere il gioco in qualche modo e mettere in difficoltà Ness, no? Allora, vediamo su che stage siamo andati per questo round numero 2. Bello. Allora, abbiamo lo stage di Kingdom Hearts. Di Kingdom Hearts, sì. Lo riconosco solo per le piattaforme iniziali. E perché ho giocato troppo Kingdom Hearts. È uno degli ultimi. È l'ultimo stage che ci è stato dato da Sakurai and Company. E molto stranamente. Proprio così. Ho sbagliato io. Questo è il problema di quando pensi, ma sì, ce la posso fare tranquillamente a rientrare. E quindi sbagli un minimo la traiettoria di entrata. Sì. No, qui non ha nemmeno reagito in realtà, mamma, purtroppo. Tyler non gli sta proprio dando spazio. No, non esiste. Tyler ancora deve subire il suo primo danno e sta facendo le tre... Ragazzi, io ve lo dico, secondo me a un certo punto costruisce un castello con quello dietro costruisce. Tipo la versione 1-1 del castello dietro. Dagli un po' di tempo, ce la fa. Forse gli 8 minuti sono l'unico limite vero e proprio alla costruzione di Tyler. Tyler, ti do 10 euro se scrivi Pingu 16 con i Vinci. Allora, puoi vincere i match in automatico, Tyler, se scrivi il nome di qualcuno qua dentro. Scegli il nome più corto. No, scegli il più lungo. Ma guarda. Tyler sta brutalmente trollando Saidonia. E va di piccone di nuovo. Sei forte, sali. Questo è proprio un... Guarda, fai il giro, poi torna su di sopra con calma. Perché se sei forte, sali. Sì, questo. Va bene perché è un errore. Ma che personaggio.
muscolo praticamente porta, quindi porta l'account in Iron 4, poi lo riporta in Diamond risalendo. Guarda, lo scava il Diamond in tutto ciò. Esatto. Dai, c'è Tyler che si sta divertendo. Il pubblico si rivolta contro Tyler qui all'interno. Tyler, dai, chiudilo. Mettilo fuori la sua sofferenza. Cioè, lo so che siamo in Italia, tanto il piccolo però... che è scoppiato, no, credo voglia farsi l'arma di diamante prima di chiuderlo. Ah, ok. No, no, ce l'ha già. Aspetta, no, la spada, al piccone. 5 minuti e 55, fatemi E arriva intanto, almeno... No, ma adesso deve rifarmarsi tutto! Sì, ma lo fa, non c'è problema. Intanto almeno la chiede la... Bravo, se fai cagare mica colpa del carretto, eh! È il carretto. No, il carretto... Allora, va detto a difesa di Sedonia... Scrivalo! Il carretto è davvero, davvero fastidioso, ma lui è Ness! Ha a disposizione una marea di roba fastidiosa da contrapporre all'avversario. Ma certo! No! Non ce l'hai roba fastidiosa? Guarda, ecco il carretto di nuovo! È proprio un lavorare attorno a quel carretto. Comunque il piccone d'oro in questo momento non è l'arma migliore per Tyler, perché è l'arma sicuramente più veloce, ma è quella che fa meno danni e che manda meno lontani. Ed ecco che scoppia. Quindi a disposizione il piccone di diamante. Potrebbe. No, eccolo, vedi! Rischia tantissimo, però ha ancora tempo per poter riportarsi. Vedi, quella era, presa! Quella era una cosa molto fastidiosa, solo che dato che Sedonia è una pippa, non riesce a fare il down air. Ecco. L'ho detto! Adesso lo fa, lo vedi. Vedi che c'è modo per fermare il carretto? Ma sì che c'è, è lui che piange, cioè, dai. Ah, quindi... Bello però qua, una bella risposta alla Flash che sta un minimo recuperando. Sì, sì. Però Tyler libero di farmare e adesso... Oh, attenzione! Okay, voleva buttarlo fuori dal campo con il carretto finale, però era una... È due pari. Ce la può fare, eh? Ok che fra 80% di danno e uno dice, vabbè, è morto, 100-100. È solo un numero. Ecco il flash! Oh mio Dio! Come cazzo l'ha schivato? No, è salvato dall'invincibilità del bordo. Quando gli arrivati al bordo hai dell'invincibilità per un po' e lì è stato... Pensavo fosse già fuori da quel frame! No, c'era, dura parecchio. Sì, ammazza, quanti? Mi sa un secondo addirittura, comunque giù di lì. Ah! Attenzione, presa! L'ha preso e tirato fuori, ma la direzione non è proprio quella ideale, ancora almeno. Io potevo andare di PK Fire qua. Fire e andare di presa per massimizzare i danni e buttarlo fuori con left throw. E poi andare magari di down air o qualcosa di un pochino violo. Guarda quella barra di danni. Basta un minimo errore a parte. Però danni. Allora, non so se sai della meccanica del Rage Effect. Più danni hai, più mandi lontano l'avversario! Vero? E qui purtroppo. Però se prendi un incudine in testa serve a fare più danno sul tuo avversario. Saidonia come Willy Coyote. È 2-0 per Tyler che passa alla semifinale della Winners. Saidonia è uscito dalla Winners, ma lo rivedremo in Losers Bracket contro il perdente del prossimo match, che sarà il match tra... Allora, ma ricordo adesso, non mi ricordo precisamente. Ricordo i match, non ricordo l'ordine. Però adesso dovremmo avere la grafica del bracket. Gravier Frozen, quindi sì. Il derby. Già dovremmo... subito. Sì, perché quando c'è stata l'estrazione abbiamo avuto un po' di difficoltà, mettiamola così. Vai, sì. Dici tutto. Saito è stato bravissimo, perché avrebbe subito anche di peggio se hai difeso prima. È vero. Bravo. No, okay. Non ha giocato male, a parte... Però è una pippa. Rimane una pippa. È Tyler che è troppo buono. No, dai. No, ma è bravo. Però è una pippa. No, è bravo. E questo è un altro funzione adesso, Allora. Ecco là i nostri partecipanti. Calma, adesso si siedono, c'è tempo. Frozen che deve fare meditazione prima di cominciare. Giustamente. Collegami il controllo. Gravier invece è già pronto. Forza del pensiero. Ce l'hai il cavo? No. Eccoli. Con calma si inizia. Allora, adesso quindi abbiamo Saidonia che scende in loser bracket. Sì. E la prossima persona che scende in loser bracket è la persona che dipende da... dipende da quello che è il prossimo match che viene sconfitto. Poi parlate. Non proprio una roba semplicissima, cioè a prescindere poi si ritroverebbe, potrebbe trovarsi contro Gravier o contro Frozen. Sì. Se non viene mescolato poi dopo, perché potrebbe essere che Saidonia finisce o contro il perdente tra Gravier e Frozen o quello dei match successivi. Sì. Vedremo poi. Allora, intanto andiamo un attimino a presentare quelli che potrebbero essere i loro personaggi.
Frozen ci sorprende con un personaggio che è molto particolare nelle meccaniche di gioco, che è Lucario. Esotico, direi. Esotico, assolutamente. Mentre dall'altra parte abbiamo un DLC enjoyer, enthusiast, perché ci degnerà del suo Sora. Oh, oh, ok. Allora tipo lui, mi spiace. Ci sta, è comprensibile. Se perdo posso incolpare il fatto che il personaggio è troppo nuovo, quindi non lo so ancora usare. Se perdo è colpa il fatto che non ne è fatto. Allora, al game 1 lo puoi fare, al game 2 devi cambiare però. Altrimenti non c'è più la scusa. Però dici, ho perso al 50%. Dovevi allenarti su Sora. Era il momento di allenarsi su Sora. Anche se in realtà giocare un personaggio nuovo, se hai una minima conoscenza del personaggio, è una cosa favorevole a tu che lo usi, perché l'avversario magari non ha avuto modo di trovarselo contro. Sì. Può tornare sempre comodo. Non lo conosci tu, ma non lo conosce nemmeno lui. Esatto, non sa come affrontarlo, non sa quali sono le tecniche. Quindi non hai proprio zero scuse, Gravier, zero scuse. Vedremo. Magari le scuse ci possono. Bisogna sempre la scusa. Ma c'era input lag, lo schermo è troppo grosso. Cioè, non è casa mia. Fa troppo caldo. Comunque, diciamo al volo questa cosa, specialmente per i fan di Gravier, abbiamo deciso che lo chiameremo in modo diverso a seconda di come si comporterà. Allora, Gravier lo chiamiamo soltanto quando sta tryhardando e si sta impegnando. Sì. Poi abbiamo Gravier quando sta giocando malissimo. Sì. E poi quando sta trollando l'avversario è Gravier. Perché Gravier. Gravier. Gravier è francese. Gravier, è vero, hai ragione. Gravier, perché fai un pochino come il Javier di turno, quindi sei un po' messicano. Sei lì con il cappellino, la chitarra, gli stai suonando in faccia. Ma dici, facile, allora. Va benissimo. È deciso. È il tuo cugino un po' messicano. Gravier lo possiamo utilizzare quando fa qualche giocata elegantina. Quella in cui alzi un attimo il mignolino e fai bella giocata, fantastica, davvero una mossa sopraffina. Sapete quello, poi Gravier col mignolo proprio. buono. Ma quindi quello francese ci passerò io. Bellissima giocata di Gravier. Mi tengo d'occhio. Ci tieni d'occhio? Pensatene d'occhio lo schermo, che sennò ne batte. Con calma, adesso a breve. Ma anche senza quello schermo, cioè. Qua sento già schiaffi. Vabbè, devi dargli tu gli schiaffi. Ti stanno tenendo un posto caldo nell'user bracket, non ti preoccupare. Come l'ha detto, pensi da me. Se però non ti entrare nell'user bracket. Posto caldo per Frozen, però non è esattamente un posto ideale. È vero. Per Frozen, non è molto a te, ma non è. Però mi mandi dei pollici. Però inizi con una cold streak, ci mandi starebbe. Mandi dei pollici. Allora, forse è lì il tuo punto di vantaggio. Ragazzi, dateci una pausa di 3-4 minuti per problemi tecnici. Ok, ragazzi, allora. Tranquilli. Allora, stiamo cercando il PogChamp. State cercando il PogChamp. Nel mentre che voi cercate il PogChamp. Ma scusa, ma scrivilo, mannaggia te. Infatti, basterebbe semplicemente scriverlo. Non ho mai nel mentre che stanno cercando il PogChamp sulle mod, signore e signori, noi andiamo brevemente in pausa, che c'è qualche problemino tecnico e ovviamente i problemi della diretta, della live. Quindi arriviamo fra pochissimo, torniamo pochi istanti, ragazzi. Dicevamo, allora, stiamo per entrare in quello che è il nostro secondo match, ed è un match in cui andremo anche a vedere un personaggio nuovo, perché uno dei due giocatori è un grande esperto, che esperto di un personaggio nuovo suona strana come frase, però quando qualcuno si impegna a imparare qualcosa che è diverso, hai quella lama a doppio taglio, sì. Dici, o sei così bravo che l'avversario non sa che cosa fare contro di te perché è un personaggio nuovo, oppure... non sei ancora pronto e purtroppo l'avversario si trova in comfort zone perché prende un campione, un personaggio che si trova facilmente, dice bella, facile. Allora, vedremo. Va detto però anche in realtà che Frozen sta utilizzando un personaggio che non sempre le persone conoscono a dovere, perché Lucario ha delle meccaniche particolari che sono proprio uniche del personaggio. Perché hai presente quell'effetto rage effect di cui ti parlavo, sì, per cui un personaggio che ha tanti danni manda più lontano rispetto a un personaggio? Sì, ricordiamo che ha subito tanti danni, perché c'è una persona che ha preso tanti danni può anche fare più danni, sì, sugli esatto. avversari. Cioè facciamo conto che un personaggio è a 120%, sì, lo stesso personaggio a 0% manda meno lontano di quanto lo farebbe il personaggio a 120% con la stessa mossa, sullo stesso personaggio a stessa percentuale. Spero di averlo spiegato nel modo più in pratica possibile. Se hai preso tanti danni puoi lanciare più lontano le esatto, persone. Esatto, il punto è questo, in è una che... riga è questo. E nel momento in cui l'avversario già sta subendo dei danni e tu invece sei
danneggiatissimo. Secondo me hanno capito. Sì. Andiamo avanti, sì. Ecco, Lucario è praticamente l'emblema di questo effetto. Sì, esattamente, esattamente, perché Lucario... Non era lui il primo ad averlo, oltretutto. Esatto, lui ha avuto il primo, diciamo, prototipo, il primo embrione di Rage Effect direttamente su Super Smash Bros. Brawl. Ok, il capitolo del 2008 su Nintendo Wii. Quello è l'unico che ho giocato veramente tanto. E pensa che è quello che dalla community competitiva viene considerato il meno competitivo in assoluto. Perfetto per me, quindi. A posto, cioè, ecco perché mi trovavo a casa, ero comodo, felice, con l'ignoranza di certi personaggi. Comunque, per l'appunto, Lucario non solo si trascina dietro questo Rage Effect tra una stock e l'altra, quindi se è in svantaggio di stock, a disposizione... Ah, pure sulle stock funziona. Esatto. Stock sono le vite, perché sì, è meno pratico. Ma in più le sue mosse speciali diventano mano a mano più forti, quindi la sua Aura Sphere, sì. la palla, insomma. La sua onda energetica. Esatto. Se hai 0% è così, se hai 150% è così, sostanzialmente, e fa molto più danno, molto più knockback sarebbe quanto mandi lontano l'avversario, insomma, questo è, lo vedrete poi all'opera, mentre dall'altra parte abbiamo Sora, che è un personaggio parecchio insidioso, ha a disposizione le sue armi, e le sue, diciamo, i suoi trucchi dal cilindro, può tirarli fuori. Ma in più ha anche una cosa molto importante, specialmente per un novizio, che è il fatto di avere una recovery molto molto buona, che gli permette di ritornare all'interno dello stage praticamente da qualsiasi parte. Quindi se cade non è scusato. Assolutamente no. Cioè è proprio scarso. Perché è proprio semplice, qualsiasi persona prende, è come Kirby che c'ha 5 tasti, sì, no? Sì. Solo quella di Sora è meglio di quella di Kirby. Come fa a essere meglio di quella di Kirby? Poi lo vedrai. Ah, aspetta, adesso dobbiamo vedere, lo vediamo in campo, perché sembra che siamo pronti, signore e signori. Il secondo match sta per iniziare, il Pogen comincia a scaldarsi, Lucario contro Sora. 3-2-1, via! Inizia il match, abbiamo le telecamere sui giocatori e anche sugli spettatori, anche e Frozen riesce a ritornare. Anche Frozen ha una buona recovery, deve stare però attento a maneggiarla, perché anche ai livelli alti abbiamo visto spesso dei Lucario non riuscire a ritornare proprio perché la sua recovery diventa più veloce e va più lontano a seconda di quanto danno ha. Eh beh, giustamente ogni mossa speciale viene potenziata qua. L'utilizzo dello spacing, parte di Gravia che continua a cercare in zone per quanto possibile Frozen, che rientra ma a distanza debita in campo. Ha già provato a parare un paio di colpi ma non c'è riuscito. Frozen, e questo è il problema di Frozen. Frozen deve stare attentissimo, perché intanto questa è la contromossa ben utilizzata sul down air dell'avversario. Bello queste qua. Mosse che sta utilizzando Gravier si utilizzano tutti con lo stesso tasto, ovvero col B neutrale. Sono a giro e le puoi vedere in basso a destra. La prossima sarà un proiettile di fuoco. Quella dopo il proiettile di fuoco è il Tundaga. Tundaga. Mamma mia, cominciamo proprio col botto. Comincia bene, e poi la prossima è Blizzaga. E vanno a rotazione continuamente, una dietro l'altra. Allora, Blizzaga è buono quando hai l'avversario molto vicino, perché lo blocca e lo gli congela, fa parecchio sì. danno. Il proiettile di fuoco serve per lo zoning principalmente, mentre il Tundaga è molto buono per tenere l'avversario fuori dallo stage, come abbiamo potuto vedere poco fa. Infatti adesso subito va a rigirarsi sul Tundaga, che ha provato ad allontanarlo per quanto possibile. Allora, il grosso problema di Frozen qui è che sta utilizzando decisamente troppo la sua recovery per muoversi. Come non so se l'hai notato, però guarda, l'ha appena utilizzata e rimane fermo per tantissimo tempo una perché volta atterrato. Esatto, perché nel momento in cui tu atterri hai comunque quei frame in cui non puoi muoverti, non puoi fare alcuna scelta. E se ve lo state chiedendo, questo non è assolutamente... Oh! Che bel contraccolpo, ma bravo! Questa è una delle situazioni più terrificanti. Tempistica off di un istante. Bravissimo. Prevede il counter dell'avversario, aspetta che scada e va a punire con l'F smash. Bravissimo. Quella era una delle situazioni più terrificanti in cui avere contro Lucario, perché Lucario a 109% ti manda lontano con una schicchera, letteralmente. Ho appena visto il recupero di Gravier e sono tipo, ok, no, quello è sbagliato. Quello è molto sbagliato. No, Gravier lo vedo, sa bene le basi del suo personaggio. Funziona molto bene il suo Sora, assolutamente. Potremmo addirittura vederlo eventualmente in una top 4, o perché no, anche magari dare il filo da torcere a Sidonia. Non so se è ancora a livello di un Tyler o di un Loci. Qua una bella schivata laterale, però un po' un peccato aver sprecato l'occasione. Ecco, vedi quanto diventa grande l'Aura Sphere? Sì, e anche i proiettili, quelli che spara lateralmente con il bilaterale, se non erro, diventano molto più lunghi. Allora, a livello di gittati. Penso che questa sia la situazione ideale per Lucario per prendere la stock dell'avversario, perché se dovesse riuscirci avrebbe a disposizione una Rage Effect media, che ha la possibilità di solo di salire ovviamente, mm-hmm.
e comunque si ritroverebbe in una situazione di parità con delle mosse che fanno molto danno per un alto potenziale di comeback. Frozen che sta provando counter! Bel counter qua ancora una volta. Allora, 116 è una situazione che considero ancora favorevole per Sora, ma deve stare attentissimo Gravier a non attentissimo a nulla. Mamma mia! Con uno schiocco di dita distrutto veramente. Bravo Gravier. Bella partita, mi è piaciuta l'inizio. È un bel inizio. Sì, un game 1 parecchio interessante che ci ha tenuto sulle spine fino all'ultimo proprio per la meccanica di Lucario. Vedremo se Frozen sarà in grado di limitare l'utilizzo degli up B che lo ha scoperto parecchie volte nel corso di questa battaglia. E non è assolutamente un coaching gratuito a Frozen per vedere il game 3. No, non lo è. Gravier però anche lui è un po' da limare i momenti in cui sa quando c'è la parata, la vede quell'animazione, sì, però è un po' greedy, cioè mi dice sì. Ma sì dai, posso tirarglielo il colpo, figurati se va a segno nel momento esatto in cui tira la parata. Comunque adoro questo tipo di partite perché di solito vanno sempre per il colpo più forte. Molto spesso nel competitivo diciamo che viene dato abbastanza spazio ad un'opzione che sarebbe la presa. Questo è esattamente quello che può succedere quando non conosci bene la recovery di Lucario. Purtroppo si è ritrovato a slittare sotto allo stage. Se avesse angolato leggermente a sinistra, ma proprio leggermente poteva aggrapparsi al bordo. Esatto. Perché con la B non puoi fare il salto contro il muro come potresti fare quando... Cioè quando tu recuperi, nel momento in cui sei stato colpito e colpisci un terreno, puoi fare il rimbalzo, per così dire, per recuperare più fretta, no? Sì, puoi fare la stessa cosa se tu fai up B. No, perché vai in free fall, quindi hai a disposizione la possibilità proprio di muoverti. Comunque, questi sono i primi 10% di Frozen. Bravo, bravissimo. Grazie. Sta giocando bene. Sta prestissimo per farli. Vedi, abbiamo detto fino ad ora doveva essere un po' più paziente Gravier. Infatti, ci sta riuscendo. No, un attimo più cauto. Prese e scudi ne stiamo vedendo veramente pochi. Perché, per l'appunto, generalmente è un tool che tendi ad utilizzare salendo di livello. Infatti, quando vedremo le partite. Tra i vari Loci, Sidonia, Loci, Tyler, eccetera, eccetera. Frozen non ha diritto di stare a terra, ha deciso così, Gravier. Vedremo poi un aumento esponenziale dell'utilizzo di questi tool, anche delle schivate. Ecco, adesso Frozen... Guarda! Dai! Ce l'ha! Oh, bella schivata! Come l'ha evitato, bellissimo. Bravissimo! Scusate, Erdo. Ma quanto è grossa prova? Quella sfera! Quanto è grossa quella lama! Questa ha fatto male. Queste sono già due stock scomparse. Ok, la prima per errore rimane comunque un problema molto grosso da affrontare. Sì, diciamo che purtroppo nessuno ti rimborserà l'errore. Quindi. Stanno proprio giocando uno accanto all'altro con le costanti schivate. Bella presa da parte di Frozen qua per rispondere. Bella congelata da parte di Gravier. Continua a zonarlo. Intanto arriva l'Aura Sphere, tripla cifra di percentuale per Sora. Dai, un buon colpo. Bello, sì, un solo buon colpo basta. Ah, ricordiamo tra l'altro che Sora ha anche a disposizione il counter che non è ancora stato utilizzato. Però da Gravier, perfect! Qual era? Allora, quella è un una... parry. Sì, è un parry. Ed eccolo! Ha fatto parry di scudo, no? Sì. Ok. Qui praticamente... Ancora, ecco! Mamma! Che questo pelo, è il problema. Deve stare attentissimo a come utilizza il counter proprio per questo motivo. Secondo me lui non se l'aspettava. E quindi di conseguenza adesso vediamo come reagisce. Frozen che continua a colpire. Fa toccata e fuga perché è l'unico modo che ha per sopravvivere. Bravo ancora col counter. Carica la Aura Sphere. Non ha ancora preso l'avversario con un'Aura Sphere a piena potenza, Riesce a trovare comunque diciamo che non è esattamente... che sarebbe praticamente il fanatico. L'hai chiamata, non l'ha mai colpito. Qui Gravier ha sottovalutato parecchio la potenza del proiettile, perché molto spesso i proiettili clankano tra loro, si annullano, però il proiettile di Lucario è caso! Era troppo grande, così come è stato troppo grande il margine di secondi di lettura del futuro che ha avuto Gravier su questo counter. 2-0! 2-0 secco, un'altra persona finisce nel loser bracket e... Ragazzi, le casse poi alla gente gliele ripagate voi. Le casse? Fate più piano. Ma questo è il minimo, non stiamo neanche urlando.
No, infatti ci stiamo contenendo. Secondo me è colpa del... No, non è vero. È colpa nostra. Dobbiamo... Stiamo tranquilli. Con calma. Noi facciamo i bravi per quanto possibile. No, perché... Abbiamo un po' di conti di Otorino da pagare, forse. Sì, può vabbè, essere. Paga sai Donia, no? Sì, assolutamente. Quindi continuiamo a urlare, che ci frega. Sì, infatti. Offre lui. Siamo a posto. Siamo a breve, torneremo per quello che è il terzo match. Si stanno preparando i giocatori. Ovviamente ricordiamo, ogni singolo giocatore, dipendentemente dal controller che va a utilizzare e anche da quello che è la loro, sua abitudine, ha dei settaggi o comunque delle impostazioni da andare a impostare, e quindi ovviamente devi dire ok, questo è il mio controller, questo è il mio setup di controlli, a questo modo sei sicuro al 100% che posso giocare a massima performance. Tra l'altro va anche detto che ogni giocatore ha un controller preferito. Sì, poi quello abbiamo di... no, poi spoilera. Ce lo teniamo per dopo. Ah, non ce lo teniamo però per ad dopo. Esempio, okay. Il controller che viene utilizzato da Gian è il controller, è il pro controller del Nintendo Switch. Invece Kenobit va a utilizzare il controller del GameCube, sì, quello classico, che dai, è la base quello. Allora, il prossimo match comunque sarà quello tra, non so se l'abbiamo detto, Kenobit e Viking. Sì, Kenobit e Viking sono i prossimi due ad affrontarsi. Adesso stanno controllando che tutti i settaggi siano precisi e corretti. Tra l'altro posso dire che adoro la scelta di personaggio di Kenobit, perché essendo lui un retro gamer, decide di andare con uno dei massimi rappresentanti del suo contenuto di base, del suo contenuto principale, che è Mr. Game & Watch. Mi piace. Classe 1980, e se l'è portato uno dietro. Giustamente, cioè se devi essere un tradizionalista... Invece Viking, che ricordiamo, allora entrambi i giocatori sono molto nuovi a Super Smash Bros. E vabbè, nuovo, due settimane. Due settimane sono nuovi. Hai cominciato ieri, stiamo ancora alla TA. Oh, perfetto, ragazzi, tutti i controlli sono a posto. Non partite finché Loci li ha accocciati. Mamma Loci. Mamma Loci ha accocciato i suoi figli. Regalatemi le emozioni, ma io ti insegnerò il video. Aspetta, però come facciamo con Ari Winning Son? Come facciamo con Ari Winning Son, che sono tutti e due? Non glielo chiedo. Giusto. A freddo, senza riscaldamento. Vanno proprio così. Vabbè, mi sembra giusto, questo è il modo in cui devono approcciarsi alla competizione. A proposito, dicevo, Viking. Ok. Signore e signori, allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo fra pochissimo, un minuto di pausa veloce, perché vogliamo migliorare proprio la qualità dello streaming. Si passa da 720p a 1080p, a fra pochissimo, ragazzi. Pokken! Siamo di nuovo live, sembrerebbe. Siamo già tornati, meno di un minuto, ve l'avevamo promesso. Un minuto, in verità, vi avevamo promesso. Scusate, sì. Quindi perdonateci se siamo troppo efficienti. Mannaggia a noi. È un vero peccato. Quindi, vabbè, chiediamo scusa a quelle persone che sono andate in bagno dicendo ah, manca. Vabbè, magari possono prendersi i popcorn. I giocatori hanno alloccato i loro personaggi. Non spoileriamo ancora uno, lo sappiamo già perché per abitudine. Ma signori, ci siamo. Terzo match di questa serata di Poggen. E ora entriamo in campo. Eccole qua, le Aegis a disposizione di Viking, la cara vecchia Pyra e Mitra. Allora, qui dobbiamo spiegare bene entrambi i personaggi, perché di fatto il personaggio che ha scelto Viking è un due personaggi in uno. Lì dove abbiamo Mitra, che è quella con i capelli lunghi e lisci che sta utilizzando in questo momento, che è il personaggio più veloce, più leggero, ma anche quello che diciamo lascia meno respiro all'avversario proprio per questa sua caratteristica, la velocità. E mentre Pyra è il personaggio più lento ma che tira gli sganassoni più forti e che è molto più difficile da mandare al tappeto proprio per il fattore peso. Qua però un bel po' di danno che viene piazzato, niente di knockback. Eccola alla fine. Esattamente, ecco lo scambio. La strategia di Viking in questo match deve essere quella di portare l'avversario a percentuali piuttosto alte utilizzando la velocità di Mitra, per poi andare a mettere in saccoccia la kill utilizzando per l'appunto Pyra. Pyra ha tante mosse che già... Vai di panche! Eccole! Guarda la padella! Eccole! Si prova! Guarda, continua a zonarlo, Non ci credo! Lo sta tenendo lì sull'angolino! Ci prova! Ecco! Però alla fine, che Kenobit ha cotto un po' troppo. Però 151%, qui Kenobit passione basta cucina. Basta un colpo.
Basta un singolo colpo. Eccolo, qui può andare. Mamma mia, che schivata qui. Bravissimo qua, Viking. Spettacolare Viking. Ha preso un sacco di tempo adesso. Già, va subito per lo scambio. Ok, che siamo al 57%, quindi comincia anche a essere comprensibile. Sì, purtroppo c'è il grosso problema per Mr. Game & Watch di essere bidimensionale, quindi di essere un personaggio molto leggero, purtroppo. E che in questo momento già rischia di nuovo. Infatti non capisco per quale motivo Viking stia andando a cercare la kill utilizzando Mitra. Ci però ci prova con 6D. No, vedi, manda troppo poco lontano in questo momento. Per ora sì. Ma... già di già? Eh sì, perché con così ha preso poco Pyra. Danno. Ha preso Pyra. Sì, va bene che fa danno, però questo è tipo allora, assurdo. Considera tutti questi fattori. Rage Effect a 176. Vero, c'è 100, anche Rage Effect. È vero, c'è anche Rage Effect. Pyra, e le mosse di Pyra sono enormi. Mm. Mr. Game & Watch è uno dei personaggi più leggeri. È la combinazione perfetta praticamente, esatto, per far finire in fretta il match. Se riesci a danneggiarlo. Infatti questa è una cosa che riesce continuamente a fare Viking. Eccolo continua. Qui carica il neutral beat, ed è il primo 3 stock di oggi. Ouch. Immeritatissimo secondo me, però come immeritatissimo? Ma perché? Perché ha preso Pyra e Mitra. Ah, dici allora diciamo che sono il penultimo DLC che, penultimo il potere dei soldi. Sì, mi piace, mi piace questo modo di pensare. Tra i 5 personaggi più forti del gioco. Ah, proprio così. Sono, immagino come i pro player siano molto contenti di questa sì, cosa. Sì, assolutamente. Ecco, visto che ci siamo, in un set più competitivo ci sono anche i ban nei confronti dei personaggi, decidono... Allora, non magari! Senza la regia un magari! Allora, diciamo ma dai, cioè, sarebbe anche sensato con 80 personaggi. Sfondi una porta apertissima, guarda. Allora, non ci sono i ban per il semplice fatto che purtroppo ci sono un sacco di one-trick pony schifosi. One-trick pony, esatto. Sì. Numero uno. Numero due, la versione del counter pick nei tornei competitivi è la possibilità di scegliere per ultimo se tenere o cambiare un personaggio per andare a fare counter pick. Ok. E scegliere anche lo stage. Perché per l'appunto il ban poi lo vai ad impiegare sullo stage. Il vincitore ha a disposizione dei ban sugli stage che possono essere legalmente utilizzati e il perdente sceglie lo stage tra quelli che non sono stati bannati. Che sono la stragrande maggioranza poi ovviamente. Ah, questo giro sta andando un po' meglio però che ovviamente il problema è che no, il problema è troppo è leggero. È troppo leggero. Pyra è un personaggio che funziona soprattutto molto bene per un novizio perché generalmente i personaggi che mi sento di dire sono più pericolosi nelle mani dei novizi sono quelli che hanno mosse molto che mandano molto lontano, che fanno molto danno ma che allo stesso tempo non sono non sono lentissime come possono esserle quelle di un Bowser o di un Ganondorf. E Pyra rispecchia perfettamente questo, diciamo, identikit. È uno dei personaggi che può dare molto più fastidio. Infatti fossi in Viking, che in questo momento è in doppio vantaggio, utilizzerei letteralmente solo Pyra. Dice a sto punto, tanto vale. No! Aia, E recupero qua. Ah, qua l'ha un po' trollato. Qua ha avuto paura del pollo arrosto, i pesci e cose. Vabbè che la cucina... Lui questa era una no, questa era una critica alla cucina di Kenobit. Cioè, ma ti pare modo, Viking? Cioè, dai, non si fa così. No, io pensavo fosse vegetariano. È allergico. Al pollo? A una marea di robe che cucina lui, mamma mia, ogni volta. Proprio crudele allora, Kenobit, che continua a cucinargliele. Ma lo fa apposta, perché poi lo batte a Smash per vendicarsi. Forse. Oddio, per come sta andando ora non sembrerebbe. Ha preso un bel volo qua. Mamma quanti ma manca danni poco, che manca solo una stock a disposizione per Kenobit. Dopodiché potrebbe essere 2-0. Oh, è riuscito a rientrare. Prova a droppare una bomba. Bravo, bella la parata. Ecco che ritorna Pyra. Ci prova. Oh, bello utilizzo qua dell'up B. Però troppi pochi danni ancora. Ed ecco che cucina. No. E niente, il piatto del giorno non è abbastanza perché arriva una lama al forno per portare a casa il 2-0. E Viking voleva vincere un solo game in questo torneo, sì, invece sì, si porta a casa addirittura il set. Vabbè, Viking ha avuto anche la possibilità di scegliere il suo avversario, È vero, ha scelto la strada più facile. Ha scelto la strada decisamente più facile. Maestro! E Loci è contento che l'ha conciato. Bravi entrambi! Ha fatto il santino del... Il santino del Mr. Game. Che bello. Che bello. Bellissimo. Forma di quel Game Watch che poi ispirò, ovviamente l'avrete capito, il Nintendo DS data 2004. Bellissimo. Quello è assurdo pensare che sia nato con questo pensiero in mente. Quindi terzo match concluso, qui a breve ci muoveremo subito sul quarto, ricordiamo i giocatori devono andare a cambiare i loro controller. Questo è bello, questo è veramente sì? veramente bello. Perché cos'è Loci contro Gian. Oh oh.
Che poi Gian è uno di quelli che... Parlavamo prima di controller assurdi. Qua entrambi sono assurdi. Sì, sì, assolutamente. Perché qui abbiamo Gian che utilizzerà il controller della PlayStation 4. E quello di Loci ve lo faccio vedere, perché io non nemmeno... Me lo porti un attimo Loci, qui? Facci, me lo porti facci un vedere attimo. Il controller, perché questo qua è uno di quelli che la gente guarderà a casa e dirà come giochi. Come giochi con questa cosa. Perché che pesa, Pesa. Questo è il controller di Loci. Questa roba qui è il controller di Loci. È al contrario. Sì, infatti è così perché... C'hai ragione. Non lo stavo vedendo così perché io... Capisce. Allora, io qua vedo solo bianco, infatti sto cercando un... Ecco, così. Ecco, con l'angolo qua. Ok, così che è giusto. Molto, molto semplicemente tu tieni le mani, le quattro dita qua, e hai il pollice per queste due, il tasto centrale. Ma no, era giusto così perché poi le mani... No, lo tieni... no, lo so, sto scherzando. Era per giustificarmi perché non ha ancora le mani così storte, Loci, dai, no, poverino. Così si vede. Questo è il controller di Loci. Io non ho idea di come farà a giocare con... Cioè, gli altri picchiaduro magico. Lo capisco. Gli altri picchiaduro sì, lo capisco. Perché ma dici... Smash io veramente... Sto ancora imparando. Okay, sta ancora imparando a usarlo. Però mi immagino quante persone possono giocare che magari hanno più difficoltà a controllare lo stick, ma se sono tasti possono è più facile allora, da prendere. Allora, comprendo, però per dire, già ad esempio Lucario sarebbe un casino da giocare quella sì, cosa per, sì. per avere la recovery precisa, nella giusta direzione. Sì. Vabbè, devi scegliere certi personaggi specifici, sì, chiaramente. Sì. Ecco, magari con dei personaggi più... più orientati al fighting game tradizionale, quindi magari un Ryu o lo stesso Kazuya che vedremo utilizzato da Gian, ha più senso sicuramente, però pure lì se ti perdi le sfumature dell'analogico secondo me non è il massimo. Allora, quindi Gian già pronto e carico, non so se si sente l'audio di gioco di sottofondo ma sta prepotentemente riselezionando a stecca Kazuya. E con calma adesso. Perché lui già pregusta la tappa di Tekken del Poggen. Allora, i giocatori sono quasi pronti. Si stanno preparando, più che altro perché i controller ovviamente hanno anche i loro limiti fisici. Beh sì, entrambi sono collegati via... Sono cablati, quindi... Ok, sembra che siamo pronti. Sì, ci siamo. Dovremmo entrare adesso... All'interno del match, signore e signori, Kazuya contro Palutena. Allora, Loci decide di andare di Palutena, nonostante non sia il suo effettivo main storico. Andiamo a ripercorrere un attimino la storia smashistica di Loci. Lui è diventato uno dei giocatori più forti d'Italia sui vecchi capitoli Brawl e Four, utilizzando, anzi su Four ma utilizzava Kirby. Secondo zero fino alla morte. Ci riesce. Loci ha deciso di andare proprio tranquillo. Sai cosa? Prendo e comincio a picchiare nel mio avversario. Cioè, sono passati poi... meno di 30 secondi. Io volevo fare un'introduzione. No, Loci non mi permette di parlare. Non vuole dargli uno spazio. Cioè, guarda povero Gian che allora, gli ha fatto il 28% di danno. Ok, questa era un bella combo. Vediamo se riesce a rientrare adesso. Ci prova, evita Gian. Intanto l'F smash. Qua purtroppo una schivata di troppo avrebbe punito altrimenti. Sta provando a inserirsi per quanto può. Perché ricordiamo, ci ha provato, ma qua Gian non sta andando a punire. E come fa a punire? Cioè, nel momento in cui per avvicinarsi deve fare quella distanza. Quello è anche un buono posizionamento... da parte di Loci, cioè, se riesci a tenere una buona distanza con il tuo avversario e ogni volta lo costringi a rincorrerti, è anche quello il problema più grosso. Stai costringendo, perché tanto ha il vantaggio di vite, ha il vantaggio di stock, quindi dici, perché devo avvicinarmi io? Aspetto che arrivi lui, continuo a tenermi lontano, continui a danneggiarlo così, mamma mia quanto danno. Per favore. Ma cos'è? È Squid Game, raga. Non riesce ad avanzare. Semaforo rosso. O troviamo un robottone gigante che si gira, ammazza tutti e due. Oh, vediamo se riesce a recuperare. Gian ci riesce. Eccolo! Bello qua, bravo! Ok, ci sono altre due vite e ha 113% di danni. È fattibile. Se sei forte sali, facciamo Gian, credici. Se sei forte, abbi. A B. Fidati di me. Sinceramente, comunque, non mi aspettavo Palutena dal caro Loci. Niente. Non c'è via di fuga. Gli stava anche per chiudere la strada, giusto in caso. Allora, qua purtroppo c'è da dire una cosa: la recovery di Kazuya è buona. Il problema è che devi scegliere se utilizzare il side B, che è il pugnone in avanti che ho utilizzato questa volta, oppure la B,
che è il salto in alto a disposizione di Yasuya. Se utilizzi il set B non puoi utilizzare la B, e qui è caduta Peragotta perché ha deciso di utilizzare il set B, che secondo me non è che sia convenuto particolarmente. Ci ha provato, pensava forse che la distanza che doveva chiudere non era così grande e che sarebbe stato sufficiente, e invece no. Round 2, per quale motivo cambiare? No, è giusto, squadra giusto. Che vince non si cambia. Ma diciamo Paludena è stato un personaggio che la community non ha apprezzato particolarmente nei primissimi anni di gioco, perché è un personaggio che di cui è stato sempre chiesto il nerf, perché aveva veramente tantissimi tool a disposizione, da combo 0-40 facilissime. È uno dei personaggi tra l'altro più facili da imparare. Ecco, se voi non giocate a Smash, volete cominciare a giocare competitivo, Paludena forse è uno dei migliori personaggi da approcciare, assolutamente. E a prescindere... Sì. Me ne porti uno? No, però cucina lei, è bravo. Puoi portare uno, Fra? Perché qua sto vedendo come Loci sta distruggendo il povero Gian, ma proprio non lasciandogli neanche scampo. Ancora no, non credere. Oh, ancora okay. No. Beh, io avrei 133% paura, perché... fa un po' paura. Allora, sì. Il discorso di Gian è che ha a disposizione un personaggio che può mettere molto facilmente delle combo anche 0-60, tranquillamente. Se dovrebbe trovare il momento giusto per andarle trovare, ma le può fare a livello teorico. Sì, a livello teorico. Il problema è che Loci non gli sta lasciando lo spazio. Cioè, parlavamo prima proprio del fatto come ogni volta, ogni volta che Gian prova a inserirsi con una combo. Oh, bravo. Ok, buono qua l'inserimento. Buono qui il lazzerone. Però non basta. Aia! C'è una buona rientrata. E adesso comincia a fare un po' di danno. Comincia finalmente a reinserirsi nei confronti del povero Gian. 30%, 40%, 50%. Eh sì, quella è una delle combo di cui parlavo. Make it stop. Ti dirò di più, questa è la versione nerfata del personaggio. Cioè, e com'era una volta? Era molto peggio. Cioè, aveva dei tool a disposizione che erano più veloci e più precisi, mettiamola così. Niente. Buono il doppio a pair. Non è riuscito a schivarlo. Doppio vantaggio, è un peccato che Gian non stia riuscendo a capitalizzare sulla kill, perché poi alla fine è un gioco. Guarda, 50%. No, è vivo. Oh, aspetta, c'è riuscito. Sì, sì, prova a entrare. Per un soffio, però, bella la presa qua. Bravo qui. Salvato dal bordo. Intanto arriva ancora una volta il down air. Dai, Gian, almeno una. Io ci credo. Cioè, Kazuya non ci crede molto. È capitalizzare, perché la percentuale fino alla prima morte di Gian. Ecco la stock che serviva. Ora, era pari. Solo che Gian non è riuscito a mettere sulla kill che gli serviva per riuscire a mantenere questa parità. E non intercetta, c'è neanche il down air. Vadia Pair è 2-0 ai danni di Gian. Me la rivedrò in loser bracket, raga. Contro Loci non è fattibile. No, 2-0. Comprensibile. Stanno proprio discutendo del fatto che non c'è modo per rispondere. Uno è ancorato a terra, o l'altra vola, tira laser, fa quello che vuole, ti palleggia come fossi niente. È quello il problema. Continuava a rimanere distante, continuava ad arrassarlo. E quando diceva, ok, ho l'inserimento giusto, si inseriva se subito. Se vi dicessi che esistono, penso, almeno 10 personaggi più forti di Paludena, lo stato attuale del meta. Ah no, cioè, di sicuro. Il punto è... No, ma chiaro, cioè, proprio è stato l'inserimento di Kazuya contro Paludena. Sì, era proprio, sì. Penso, il peggior matchup che gli potesse capitare. Più che altro, da diciamo, come l'ho percepito. Allora, gli errori di Gian in questa partita sono stati principalmente di impazienza e panico, perché due delle sei stock che ha perso le ha perse facendo schivata all'interno dello smash di Paludena, che non è nemmeno una delle sue mosse più forti. Quindi principalmente è quello. Un tipo di gioco più paziente lo avrebbe portato comunque a prendere danni dai vari laser a disposizione di Paludena, dalla buona velocità che ha a disposizione per chiudere il gap con l'avversario. Quindi purtroppo Paludena è un personaggio che puoi counterare solamente con l'esperienza, e purtroppo d'esperienza già dovrà ancora farne tanta, magari alla prossima tappa. No, è tech, alle prossime tappe. Perché pensi che Tech sia stato inserito? Sennò? No, ma certo, è l'unico gioco dove può vincere Gian, lasciatelo. Almeno quello potrà fare qualcosa. Lasciatelo. Ha provato con Kazuya qui, non gli è andata molto di lusso, almeno per ora. Ricordiamoci il loser bracket, infatti adesso, se vedete che stiamo cercando di capire quale sarà il bracket vero e proprio, è perché ci sarà un matchup nuovo che deve essere deciso ora. Aspetta,
per il loser bracket. Poi passeremo, torneremo nella parte superiore del bracket sul winner. E quello è il momento in cui vedremo ancora dei match più interessanti ancora, perché non, cioè, nel primo momento vai a eliminare quelli che sono le disparità più grosse in assoluto. Cioè, se vai a escludere il matchup tra Viking e Kenobit, allora dovrebbe essere, tutti gli altri sono stati proprio secchi, netti, brutali. Quindi ora vedremo. Il prossimo match sarà la prima winner semifinale. Ah, partiamo prima. Esattamente, partiamo prima dalla winner. Ok, partiamo prima dal winner bracket. Quindi chi vincerà questa partita si farà un lunghissimo riposo prima della winner final. Ci sta? Ci sta, ci sono, cioè dipendentemente anche dal torneo, di solito si tende a fare o si parte dal loser bracket subito dopo i primi match winner bracket, oppure si completa totalmente winner, dipende da gioco a gioco, per chi magari è più pratico di altri formati, perché ad esempio su League of Legends o anche su Dota, in generale altri giochi, anche FPS, ci sono le possibilità in cui il bracket come viene distribuito, cioè come broadcast viene seguito, è proprio... Dipende da torneo a torneo, perché magari vuoi premiare di più quello che è nel winner bracket, magari vuoi invece dare un po' più spazio e tempo a quelli che sono nel loser bracket di vedere quali saranno gli avversari che affrontano successivamente. No, allora, diciamo che generalmente la struttura che viene utilizzata all'interno dei picchiaduro competitivi tende ad essere winner-loser, 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 per permettere ai giocatori di riposarsi lo stesso quantitativo di minuti. Okay. E per magari non far star troppo fermi determinati giocatori che poi dovrebbero rimanere là magari 2-3 ore ad aspettare il loro avversario. Ma comunque, ci siamo, la partita signori. Inizia, abbiamo Sora contro Steve, entrambi facenti parte del pass numero 2 dei DLC. Steve, personaggio che in realtà non è riuscito a ritagliarsi una grandissima fetta del metagame, viene più considerato un joke character perfetto per Tyler, il Joker di questo torneo. Però guardalo adesso come viene palleggiato, vediamo forse trovare un vero avversario. Seidonia, sai, è un pesce abbastanza facile. Invece Gravier mi ha sorpreso in maniera piuttosto positiva. Probabilmente si è visto il torneo del best Sora Ita, perché sta utilizzando belle tattiche provenienti da quel torneo in particolare, che è un torneo organizzato dalla nostra community. Vediamo un po'. Ci ha provato, allora, però qua. Intanto continua con il bicho. È così leggero Sora. Allora sì, Sora è un personaggio che tra le sue debolezze ha anche la leggerezza. È il decimo personaggio più leggero del gioco. Ok. Infatti ora si spiega perché tira certe legnate. Però. Esatto. D'altro canto ha a disposizione una recovery praticamente impossibile da sbagliare e tantissimo gioco sia di proiettili che in generale in melee, buoni aerial, buoni smash. E il terzo tuono! Bel tundaga qua. La porta a casa, bravissimo. Pareggio di Gravier. Però siamo a 74% già per Gravier. Tyler che prova lo smash up pensando, ecco, vabbè, mi metto giusto dietro al muro. Allora, e vediamo questa che è una mossa che Gravier sta utilizzando forse un po' poco per il tipo di gioco che dovrebbe avere. Contro Tyler, bello lo spot dodge qui. Perché quella è una mossa ad autolock. Cioè, sì. Penso che lo vedremo ad ogni game. E qui... beh, giustamente, gli provo a dabbare in faccia. Bellissima, ma non combo. Basta, non basta, non ancora almeno. Questa volta alza il carretto, lo spinge giù. No, con, no, con Sora non fa. Sora. Con Sora non lo fai, mi dispiace. Con Sora non puoi sbagliare. Allora, in realtà la speranza di Tyler, perché praticamente tu rimani dentro al carretto tanta quanto è alta la tua percentuale. Intanto prende la kill Tyler con l'ausilio dell'up smash. Allora, più la percentuale è alta, più devi meshare per uscire fuori. Quindi la speranza di Tyler è che Gravier non meshi abbastanza per uscire dal carretto, una volta che è stato danneggiato sufficiente. Però se riesce ad uscire ritorna sempre. E però, diciamo che ritornerà al 99% delle volte. Davvero lì ha preso l'incudine? Sì, con quel l'incudine ha un hitbox pazzesco. Intanto qui senza piattaforma era kill. 1, 2, 3. Perché avrebbe mandato l'avversario in fondo allo stage con quel knockback. Con così poco danno già subito? Eh sì, perché ci sono delle mosse particolari che si chiamano spike. Ok. Che per l'appunto mandano l'avversario verso il basso. Sì, spike in giù, ok. Sì. Allora, sì, spike in giù sì, vabbè, abbiamo capito, insomma. Bel terzo tundaga. Buono e è prende bastato ancora una volta. Mamma, però 107%, adesso Tyler deve chiudere. Qua è soltanto il momento di chiudere la kill, non dovrebbe essere la cosa più complicata. E deve stare attento Gravier, perché deve essere lui il giocatore di pazienza qua. Qua, il carretto che... è la prova di carretto, ma il carretto a sinistra non va. Il TNT piazzato lì, giusto per essere...
un bait per provare a metterlo un minimo in difficoltà. Eccolo ancora il carretto, però come vedi, diciamo che anche a 107%, che è una percentuale piuttosto alta, mesciare è abbastanza semplice. Penso che Tyler stia cercando il setup col carretto per poi andare a seguire e fare up smash. Ci prova almeno. Sì. Perché eccolo, lo segue. No, troppo lontano. Più che altro era off stage e quindi non sarebbe stato un up smash perfetto. Vediamo. Tyler è crudele, dici? Sì. Tyler è molto crudele. Beh, l'abbiamo visto prima quando passa sotto lo stage. Sì, vabbè, la L di loser è stata emblematica. Sì, quella è stata malvagia. Ecco il triplo tuono, deve stare attento a non giocare troppo col fuoco, Tyler! È così leggero! Allora, Steve non è leggerissimo, però diciamo che dall'alto con la B ha già 90%, potrebbe preoccuparsi, forse anche ad 80% con questa percentuale. Mamma mia! Sta facendo tutta la partita ad utilizzare la spadina di diamante. No. Ecco qui! Colpo finale! Allora, sbattuto praticamente fuori. Ha fatto tutta la partita a fare spedì e poi piccone. 1-0. Sì, ho capito, ma normalmente fai così col piccone e poi usi la spadina. Quindi non è giocato a Minecraft. No. È stato bello close comunque. Sì, come primo match. Ricordiamo, una best of 3, quindi devono vincerne due di fila. Per non fatto. Necessariamente non di due fila. Di fila, devono vincerne due. Però potrebbe vincerne due di fila. È possibile. Ecco, lockati i due personaggi. Comunque, per il secondo game, let's go. Complimentissimi a Gravier perché sceglie best skin di Sora. Complimentissimi, perché in community viene un po', diciamo, bistrattata come skin. A me fa molto piacere che invece Gravier abbia del gusto. Allora, è bianco e nero. Sì, è la versione del mondo anni 30 Disney, no? Sì. Quella molto, di Steamboat Willy. Esatto, bravo. Sì. Dai, su Kingdom Hearts ancora qualcosa so. Io no, invece, però. Come no? Mi piace un sacco. Non mi fa impazzire Kingdom Hearts, ti dico la verità. Cioè, sono contento per Sora su Smash, ma non mi fa impazzire Kingdom Hearts. Cosa diamine? Allora, vediamo un po'. Bravo qui a direzionare la terza con l'auto-aim. Allora, quella è una mossa che non direziona. Allora, può direzionare lui, ma se non la direziona va in auto-aim direttamente sull'avversario. Ok. Adoro come Tyler sta continuando a utilizzare i blocchi per crearsi un muro. Esatto, cioè lui cerca il... Oh mio Dio! È caricato al massimo! Esattamente quello che ha cercato fino ad ora e lo ha fatto con ancora più stile, perché ha utilizzato... Questo è fantastico. Sta facendo il buono e il cattivo tempo in questo momento. È proprio crudele come modo di giocare quello di Tyler. Beh, come già detto, è un joke character. Generalmente i joke character sono quelli che trollano di più. E a questo proposito... Appunto. No, aspetta. No, dai, non può recuperare. No, ok, no. Non può... No, se recuperava da là mi sarei incazzato io. No, cioè non è possibile. Ha smanettato un po' troppo off stage. Poteva recuperare, ma a un certo punto... Si è Not messo... like this. Esatto. Cioè, non così. Mamma, con i carretti si diverte un sacco però Tyler. Gravier con 95% del danno. Vediamo, bravissimo. Gioca rapido. Con la mente dell'avversario. Aspetta il suo atterraggio forzato, diciamo, con questo air dodge. Intanto F smash che avrebbe però solamente preso danno. Ottima tundaga qua. Ecco che arriva la B, non colpisce con l'ultimo colpo. Prende e infatti questo dà un po' di spazio a Tyler per colpirlo un paio di volte. Riposizionarsi sul... Piccone d'acciaio intanto, si adesso... libera del piccone d'oro per andare quello d'acciaio. Quello d'acciaio è più lento, ma ricordiamo manda più lontano. Continua a scavare, cerca il diamante, cerca l'oro, lo trova. Quella Bravo. Schivata sulla presa, però non sulla seconda. Continua però non a riprenderlo. Non ce la sta facendo Gravier, non ha disposizione, bravo. Bravissimo. Okay. Allora, il punto di Sora è che può utilizzare sia B che side B, è per questo che la sua... Perché può farlo? Perché hanno deciso così. Ed eccolo che arriva la B. Per romperlo e vendere Bravo. Un paio di DLC in più. Ecco, questa è la mia spiegazione molto crudele. Non credere, perché comunque il fatto che sia il decimo personaggio più leggero del gioco lo rende comunque... E non è il fatto che non sia particolarmente veloce rispetto ad altri personaggi leggeri non lo rende così viable. Ok. Cioè è un buon personaggio, ma non è ottimo, non è da comprare come ad esempio le Aegis. Ma se mi uccido voglio un user bracket a uccidere tutti. No. Quella sarebbe... Non so se avete sentito, ma ha fatto la proposta di scendere in loser bracket Tyler per fare la risalita. Beh dai, deve soltanto perdere due match. Una roba da nulla, no? No, un match. Due, adesso due match. Sì, due game.
Carretto non è abbastanza per prendere Sora? No, 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 dai! Gioca! Gioca, gioca! Lo faccio no! No! 64%. È inquietantissimo il fatto che Steam possa guardare giù! C'è proprio... Vediamo. Hanno 4 minuti per scegliere. È vero, è vero. No, ma fatela davvero, raga, perché no? Non c'è tempo. Fate Tyler un sondaggio, fate un sondaggio. Azzurra, magari io non lo attacco. Non attaccalo, dai. Non mi difendo. Non ho capito. Voglio solo sopravvivere la notte io. Squid Game, ma c'è che mamma mia, il dash attaccino. La legnata finale è bastata e avanzata. È il 2-0. Era un po' indeciso Tyler se trollare o meno. Allora, in realtà penso non volesse prendere la stock dell'avversario qui, perché la cosa che è andata a condizionare il finale di questo match è stata la direction influence di Gravier, perché Gravier avrebbe potuto evitare di sì, avete finito. No, è le finali, questa è semifinale. Sì. Ok. Se lui avesse messo l'analogico in basso a destra, sarebbe riuscito a sopravvivere. Sì, sì, sì. Una mossa è letale e nemmeno sempre, solo quando c'è il, diciamo, il flash rosso. Sì, 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 chiaro. E questa volta il flash rosso non c'è stato. No, c'è stato. Ricordiamo sì che quando vieni sbattuto fuori puoi un minimo influenzare la direzione in cui finisci, e questo ovviamente ti permette di scegliere un pochino dove ritornare a livello di zona. Chiaro, sei stato lanciato in una direzione, ma puoi scegliere se andare verso l'alto, se andare verso destra, verso sinistra. Ovviamente il tuo focus è andare verso il basso. Esattamente. Però a volte magari andare verso il basso ti può fregare, perché se ti fanno una mossa che va verso l'orizzontale, andare verso il basso aiuta ad andare ancora più verso l'orizzonte. Già. Quindi dipende molto dalla mossa che subisci e dalla traiettoria in cui ti manda. In questo caso purtroppo Gravier ha fatto la DI proprio più sbagliata possibile rispetto a... No, non è la dialisi, fra. Non ha preso così tante botte che devi pulire il sangue. Lo seguo, no, non capivo. Oh, a breve rientreremo ancora qualche minuto per... Aspetta un po', perché qui abbiamo un Loci più agguerrito del solito. Ok, beh, sì, siamo nel winner bracket, quindi Loci. Qui abbiamo un Loci più agguerrito del solito. Ok, decide di tryhardarla un pochino, va a cambiare il suo controller. Esatto, l'abbiamo capito esattamente da questo. Non utilizza più il box, utilizza il controller del GameCube. Tra l'altro del GameCube originale viola. Quindi un signor pezzo da 90. È l'unico controller. Eh no, io purtroppo ce l'ho nero. No, come ce l'hai? Due neri ne ho. Ma perché? È perché c'avevo il GameCube nero e mi davano i controller neri insieme al GameCube nero, quindi... Che triste! Perché c'era un GameCube nero? Perché era così bello viola. Lo so. È però migliore. Pensa, il mio GameCube non è italiano, è sammarinese. L'ho preso a San Marino. E nel negozio di elettronica, era un autoregalo di comunione che mi ero fatto. Ok. C'avevo 10 anni. C'era solo la versione nero. Cavolo. L'ho preso nero perché comunque era figo pure nero, perché no? Però viola è proprio il classico, cioè. Sai cosa? Quando vedevi il cubetto che cominciava a rotolare all'inizio della schermata, era viola. Era viola, è vero. E quindi era emblematico. Quello era proprio viola. Il colore di Nintendo di quegli anni. Sì. Infatti, probabilmente se avessi avuto il Game Boy Advance, quello orizzontale, il primissimo Game Boy Advance, che vendevano principalmente nel colore viola, anche quello. Sai come mai aveva la fissa del viola Nintendo? Non so, probabilmente avrà avuto qualche valenza commerciale, che ne so. Costava poco il colore? Best colore. Costava poco il colore, quindi. Io invece mi arrabbiai un sacco quando annunciarono Nintendo Wii, perché all'epoca aveva il nome Project Revolution e l'avevano presentato in una marea di colori. Quando ho scoperto che l'avrebbero venduto solo bianco ci sono rimasto malissimo. All'inizio sì, era solo bianco. Sì. Poi con calma hanno cominciato a mettere fuori e io mi sono legato al dito il fatto che non ci sarà mai la versione verde mela che avevano presentato alle 3 del 2005. Cioè, aspetta, poi non l'hanno mai più fatto. Non l'hanno più fatto. Sono usciti solo rosso e nero. Rosso per la versione di New Super Mario Bros. È vero. Per me pare. Cioè, ora che ci hai fatto ripensare, è vero, non ho mai più visto una Wii. Io quello verde mela me lo sono proprio legato al dito, l'avrei voluto tantissimo. Mentre hanno cominciato a picchiarsi. Allora, però... avevamo visto, però, boh, c'era sto discorso del Wii che mi stava prendendo un pochino. Allora. Eccolo qua! Fin da subito l'occhio dovrebbe farcela, sì, ce la fa, non c'è problema. E appena.
Ok, non gli ha appena fatto un taunt alla fine dell'app B. Allora, non l'ho visto, però non è strano vedere Donkey Kong tauntare. Qua mi aspettavo addirittura la kill, intanto sgambettino. Questa è il down tilt di Donkey Kong, penso sia una delle mosse più strane e tricky del gioco, perché ti fa inciampare quando sei basso e comunque ti manda poco lontano quando sei alto di percentuale. E quindi è capace che magari ti riesci a combare! Oh! Ha provato la Donkey Konga, non c'è riuscito. Sento puzza di cane. No, è una scimmia che è Tyler. E arriva! Mamma mia. Distruzione. Allora, Donkey Kong è uno dei personaggi con cui è più facile fare disrespect, perché ha a disposizione non uno, ma due, anzi tre addirittura. Oh wow, la situazione, tre Spike. Portalo giù con te, Loci, secondo me ci riesce a portarlo giù. Perché con adesso te. Se Loci è una persona seria, vedremo un setup con il tamburello. Ah, vuoi fa- un bel setup con il tamburello, Loci. Potrebbe provarci. Vai giù, giù. Tiralo giù, tiralo giù. Lo tiro giù, va di down air e perde lui stesso la stoppa. No, perdono tutti e due. Esatto, esatto. È valsa la pena. Ne è valsa la pena, sì, soltanto sì, per sì, vedere sì. Lo scambio di stock così. Guarda, non è così poco comune questa pratica. Molto spesso sì, perché succede. Tanto cioè, non fa differenza. Nel momento esatto. Che in cui tu sei il primo che cioè, vede il suo avversario morire, magari avete anche entrambi uno stock. Però se lui muore per primo, hai vinto. Esatto. C'è l'ultimo esatto. Stock. Ovviamente. Però succede anche quando magari sei 3 a 2, ma tu hai percentuale alta e il tuo avversario ce l'ha bassa. Quindi dici, utilizzo questa mossa perché io perdo una stock ad alta percentuale. Il mio avversario la perde a bassa, ci ritroviamo con io due stock e lui a 1, ma entrambi a 0%. Chiaro. Conviene moltissimo a livello tattico. Lock e si torna subito qua, sullo stage. Oh, Ganondorf. Ok, Loci ha proprio deciso. Ganondorf! Ha deciso, voglio far vedere i personaggi pesanti che quanto possono picchiare. Allora, ragazzi, Ganondorf è uno, penso, il personaggio con le mosse più lente del gioco, ma in relazione a quanto range hanno. Neanche Ike è più lento? Penso di no, e non ha soprattutto più range, perché il range di... Allora, Ganondorf aveva un problema, che era proprio quello del range, probabilmente, nei vecchi giochi. Su questo gioco l'hanno risolto dandogli la spada. Che si portava dietro sin da Ocarina of Time. Grazie. Finalmente, oserei dire. Intanto, vantaggio di Loci. Che va, eccolo. Questo è il lettino del side B. Ne può utilizzare parecchi di fila se legge l'avversario. Vediamo, eccolo. Lo manda a letto di nuovo. Ancora a letto. No, e prova la lettura qua della... della schivata laterale. Invece, esatto. Alla fine non è arrivata. Lo manda a lettino di nuovo, d'altronde è il figlio, quindi lo può mandare a lettino. Uno dopo l'altro, i colpi volano. Viking che rientra però, si è spostato tantissimo qua, purtroppo è così lento Ganondorf sì, che non la sì. Può neanche aprire. Eccolo qua! Questa è la pratica di cui ti parlavo. Loci ha detto, sai cosa, facciamolo vedere così capiscono come funziona esatto. Questa cosa. Però ora se posso scegliere, dato che voglio ordinare il menù, no? Una kill di up smash o di up tilt anche up tilt ti prego. Dici, ok esatto la spaccata oh ci ha provato ci sta provando Loci vuole farti contento eccola la spaccata l'ha caricata un po' troppo però quella no non è pensato. Una questione di carica no? Allora praticamente tu una volta che utilizzi l'up tilt Ganondorf lo sapevo. Mamma! E l'ha fatta! Rimane fermo per quel tot di tempo e poi a un certo punto arriva la cioè non è una questione di caricarla, è una questione quello esatto. È il tempo, punto! Esatto! Mamma mia! Ed è esattamente per quello che è una delle mosse di disrespect più belle che perché, si possa sì, avere perché nel momento gioco. In cui tu vedi il tuo avversario che sta facendo sta mossa sai che quella è la tempistica. Ed è anche peggio del Warlock Punch, che sarebbe il, sì, 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 la versione del Falcon Punch di Ganondorf, perché quella puoi direzionarla, puoi decidere se andare a destra o a sinistra nel corso della mossa, mentre con l'up tilt, una volta che l'hai tirato, quello rimane, sarà sempre quello. L'unico piccolo vantaggio è che ha una windbox che porta al centro della mossa se sei vicino. Ah, beh, almeno quello. Molto piccola, però comunque può fare la differenza. Comodo, almeno sotto quel punto di vista. Un altro match del winner bracket quindi che è andato. Altre persone. Ma c'è stato un 2-1? C'è stato un 2-1, ragazzi? C'è stato un 2-1? Non c'è stato ancora 2-1? No. Non c'è ancora stato un singolo. Cioè, sono stati tutti stomp brutali 2-0. No, dai, allora. No, stomp brutali no. No, Frozen contro Gravier è stata parecchio interessante. Vero? Let's go!
E anche Tyler, e anche Tyler contro. Quindi è Gravier che ci sta regalando i bei match. Sì, è vero, è vero. Tyler porta il content. E anche gli spettatori. Facciamo un regalo a sei d'olio, dai. Mamma mia. Quindi io mi devo mettere. Comunque, a proposito di Saidonia. Sì, perché adesso scendiamo. Adesso scendiamo nel loser bracket. È il momento di cominciare a vedere le botte per la vera sopravvivenza. Perché qua, se vieni eliminato ora, sei fuori. Sì. Fuori dai giochi, fuori dalla mente, fuori dal nostro cuore. Vediamo quindi chi sarà. No, fuori dal cazzo. Cioè, proprio esci dalla porta e prendi freddo. Vediamo chi sarà l'ultimo classificato di fatto di questo torneo. E che uscirà con disonore da questa prima edizione del Poggen. Secondo me è Saidon. Speriamo. Come speriamo? Poretto. No. Stanno vabbè, comunque un ultimo ci deve essere, quindi se pensi che se tifi Saidonia. Vabbè, ma è casa Frozen, sua, ma casa sua poverino, non può essere l'ultimo. Posso. Eh no, tu non sei l'ultimo. Comunque non è casa tua. Notiamo con piacere. Notiamo con piacere che quantomeno Saidonia si è rivestito. Ottima cosa. Anche per il canale, perché almeno non veniamo bannati. Lucario contro Ness. In verità sta mentendo, è che non farà mai vedere la ripresa in cui è vestito, Chiara, quindi siamo a posto. Ok, c'è la stretta di mano. Si va da zero, va bene, le pa. Come, scusa? No. Non ho capito, scusi. Per niente, c'è una, c'è una scommessa che c'è una rasatura se si va 2-0. Vediamo. Allora, game numero 1. Non hanno stretto la mano però su quello, quindi... non conta. Va bene. Mamma mia, Saidonia ha deciso proprio di partire. Mazzeta! Ah, guarda. Flash, aia, di pochissimo. Qua Frozen ha fatto recovery leggermente a destra rispetto al PK Flash. Adoro comunque come continuino costantemente a inserire delle meccaniche. Ah, cioè, lo so che suona... No. No, qui voleva fare Piqué Thunder verso l'avversario, sì, ma Frozen avrebbe punito. Quindi forse addirittura Saidonia l'ha spostata all'ultimo in basso. Giusto per sicurezza. Sì. Qua. Oh, 114%. 15 è lanciato. Ecco. Ci prova. Beh. Io fossi stato in Sedonia avrei fatto continui PK Thunder, perché tanto l'avversario era troppo in alto per andarlo a punire sui Thunder. Ed ecco che arriva però, però se lo sbagliava non poteva chiuderlo al volo. Oh, peccato. Brutta prima gestione della parte aerea per Frozen. Suicidio, raga. Sì, brutta gestione, ho detto. Fammi dire brutta gestione della parte aerea. No, non puoi dirlo brutta gestione. Cioè, voglio salvarti un attimo l'onore. Ma faccio schifo. No, suicidio, no. Aspetta, gliel'ha assorbito. Sì, gliel'ha assorbito. Wow. Deve stare attento ad utilizzare le ora sfere, utilizzarle in un momento in cui Saidonia non se l'aspetta, perché se le assorbe riguadagna anche dannometro. Infatti Saidonia era a 33%, adesso si ritrova a 28% e prima era addirittura 11%. Eccolo. Torna a 10%. Questo è proprio crudele. Comunque questo è il peggior momento. Mangia, fra, che buono. Per Lucario, perché Lucario è in svantaggio con 0%, quindi non ha i bonus che derivano dal Rage Effect. E con un Saidonia che sta aspettando l'avversario al varco. Per quale motivo dovrebbe esporsi? Per ora gioca tranquillo, sicuro. Esatto, è Frozen che dovrebbe esporsi, anche perché Frozen per Frozen... No, ce la fa. Okay. No, è sempre pericoloso vedere quelle cadute così in profondità. Cioè, il discorso è che se Frozen... No! È entrato nel picchio! No, non è per il Piqué Thunder, è perché ha fatto la recovery, è andato a sbattere su Piqué Thunder, ma la recovery ti rende invincibile, e quindi è andato in free fall dopo la recovery. Questo è un altro esempio di mala gestione della recovery. Terrificante. La B è una di quelle mosse che ti può fare più male che bene. È il primo game tra Frozen e Saidonia, quindi non c'è problema. È cattivissimo, abituato a Steve. Dopo Steve sei forgiato nel fuoco. Saidonia comunque in questo momento mi ricorda più un mezzo di trasporto che un bambino, perché è un camper. Bellissimo stile di gioco. Boom! Ed ecco che arriva il Final Flash. Perché lui c'ha sia l'onda energetica che Final Flash. Giustamente. Di Goku e Vegeta. No, salva, non riesce. Ricovera. Però adesso sta a 0%. Vedremo se riuscirà a sfruttare questa occasione, però. Un po' di... E poi bambino, non è a 14 anni canonicamente, raga, però vabbè. Raga, a 10 anni abbiamo catturato tutti i Pokémon. Esatto. Parata purtroppo che va nel buono. Thunder, no! Qua poteva fare la kill Poggen, malissimo Saidonia, e utilizzare il Piqué Thunder per andare addosso a Lucario. Forse aveva paura del counter. Frozen qua che... Ecco, entra. Qui! Ah, era una bella punire, ma questa volta il rimbalzo della B lo ha salvato dalla presa. Per un soffio. Il fire subito. Piqué Thunder, questa volta il Piqué Thunder... Non basta? Il taunt!
Ok, da parte di Sedonia, ancora ok. Scusa. Si sta ridimostrando il e non sta andando nemmeno a prendere i colpi di grazia. Vedi, questo, proprio... questi sono gli effetti collaterali dopo aver giocato contro Tyler. Sì. Esatto, momento... deve sfogarsi su qualcuno. E Frozen è la vittima. Tanto ma, ora sfida... ma vedere qua lo... probabilmente sarebbe tornato a zero se avesse assorbito quel proiettile. 73%. Ci prova, ci prova. Bello, bel colpo. Non l'utilizzo e boom! Easy peasy. La yo-yoata di Up Smash 1-0. Signor Sedonia procede ancora. Un game per lui. Attenzione perché c'è il coaching. No, il coaching è illegale. Logic che coccia. Il coaching è illegale. Squalificato 2-0 Sedonia. No, è lui mio figlio. Dai. Ma come? Quanti figli c'hai? Quante sigarette sei andato a prendere nel corso della vita? Allora, ha preso le sigarette, ha preso il latte, ha preso il giornale. Mamma mia. Per ogni figlio una mansione. Una spesa diversa. Non mi dà il tempo di preparare uno, mentre gli amanti. Sigarette, latte, il giornale. Oh, dito furri. No. Le Siri, gli iPhone. Sì, giusto. Game 2, no. Incineroar contro Lucario. Allora, adesso mi siedo io e viene qua Sedonia a commentare il matchup perché sono due Pokémon. Assolutamente, però va detta anche una cosa, sono molto deluso da due content creator come loro perché non hanno scelto Pokémon Stadium. Giusto, in effetti. Ha fatto tutto lui, mi dissocio. Ok, si dissocia Frozen, perfetto. No, no. Ha preso l'uomo delle uova. Comunque, Incineroar è uno di quei personaggi che la gente si hypa un sacco a vedere perché è un personaggio lentissimo che fa una marea di danni se ti sfiora per sbaglio. Infatti, come potete sono vedere, 7 hit, 0. Siamo a 7 hit totali. Sono esatto, adesso sta già cercando il colpo di grazia con l'F Smash. Poi, tra l'altro, comunque è un personaggio che si. Che è forse tematico per questo. Questo evento, ed ecco. Volato via. Sì. A casa. E questo è uno. E ovviamente utilizza taunt. Sì, nel mentre che torna in vita. Ma è super efficace. Dicevo, è un personaggio che è praticamente la mascotte di oggi per quanto riguarda il Pokémon, perché nel suo moveset ha parecchia roba riguardante il wrestling. Quindi guarda cosa fare. Counter move non perfetta qui per Frozen, viene punito immediatamente con 23 punti percentuali. Qui Sedonia è un po' dormito sul Punish. Però il Punish riesce comunque a trovarlo. Un po' di danno arriva, anche se vedi, la risposta come posso utilizzare anche un po' di terminologia di wrestling, perché quella era un Irish Whip di fatto. Uomo di cultura. Bella. Tra l'altro la back throw corrisponde a quello che è poi il German Suplex. Ha tante davvero citazioni al wrestling. Un po' il King di Tekken, però sì, sì, su Smash. Sì. Beh, serviva un personaggio così prima o poi. Era a 54%, adesso sta a 99%. Dopo no, perché su Pokémon non ha roba di wrestling lui, ha solo una mossa di wrestling che è tipo la sua Z, quindi... Che tristezza. Ecco, Fra si distrae, muore. Esatto. Un istante in cui dice una singola parola e muore. Attenzione, intanto. Bravo! Bravissimo, mamma mia. Qua ha evitato perfettamente eventuali gimp da parte di Incineroar e va a caricare di nuovo l'ora sfida. Ha provato la kill di dive. Dovrebbe provarci perché siamo a 140%, Sì, assolutamente. Anzi, deve liberarsi immediatamente di Lucario, perché come puoi vedere quella Aura Sphere lascia immaginare l'enorme potenza che in questo momento è over 9000 per un eventuale colpo di Lucario su Incineroar. Prova l'F Smash. E guarda, infatti la gestata va molto di side B Frozen. E eccolo, no, qui ha timato male ancora. Purtroppo poteva prendere ancora la kill, non è riuscito. 161%, ha provato il counter. Arriva presa e su! No, non è un German Suplex, ma riesce comunque a prendere la stop. No, no, gli è solo spezzato la schiena come sì, Bane. Esatto. No, il punto è che normalmente la throw viene utilizzata per prendere danni, non per fare la kill. Perché per la kill è molto più forte la back throw. Ma era 176%. Sì, esatto. Era arrivato al punto in cui qualsiasi cosa l'avrebbe ucciso. Esatto. Anche una boccata d'aria fresca. Mamma mia, il danno che vola. Frozen ogni volta smash. Continua Frozen a provare a tirare quella parata nel momento che atterra. Chiamalo scemo. Però Sedonia non ci casca, quindi esatto. Forse scemo potrei cominciare a chiamarlo. Attenzione, qui rischia grosso Frozen. Bello qua il reinserimento. Sedonia continua a provare a zonarlo direttamente dal bordo, ma Sedonia si scopre da mamma! Quando la sfera diventa così grossa comincia a prendere danno anche solo standoci vicino. Allora, Sedonia si scopre tantissimo, Frozen non sta riuscendo a sfruttare questa cosa perché sta pensando molto di più al suo gioco e molto meno a quello dell'avversario. Cazzo del coaching.
Cioè, normalmente, diciamo che uno dei primi consigli che viene dato su Smash è quello di non guardare quello che stai facendo tu, perché dovresti essere certo di ciò che stai facendo, di guardare piuttosto quello che fa il tuo avversario, perché non sai effettivamente cosa farà il tuo avversario, quindi puoi reagire a quello che fai. Presa che va a segno, però non riesce a completare il lancio. Dash attack. Prova a rimbalzo, andare a prendere un po' di danno con la B. Counter! Va a segno il counter. German suplex. Quello ha fatto male. Col ponte, tra l'altro. Ha provato a dabbare, Fran. Oh! Mentre però c'è morto dabbando con un mona. Ora, Sphere, stiamo attenti. Mamma. Lucario rimane sempre Lucario. E Frozen sta cercando di offrirci la partita più equilibrata che può. E ci sta riuscendo, di fatto. Ci diverte con attenzione. La presa. Attenzione! Si sta divertendo un po'. Colpo finale. Si aggiusta i capelli, Saidonia. E perché no? Guarda com'è bello. Veramente, io penso che quella L gli ha lasciato più traumi irrisolti. 20% di anni. Ehi! Calcio finale! Il dash attack finale di Zienor, che porta a casa il 2-0. 2-0, un altro 2-0. Sì. Non abbiamo ancora un 2-1. Allora, i 2-1 arriveranno molto probabilmente sì, alla fine. Ma... E Frozen piange. Frozen piange, Frozen sì, piange, ci fa vedere le lacrime. Mi ha sculacciato. Però complimenti, perché ci vuole più forza a venire al Poggen e prendere gli schiaffoni che a darli. Oh, hai dimostrato 25 in tutta la mia vita. Sei allenato 25, non sappiamo cosa, 25, ma 25. Minuti, no, 25 ore, piedi, 25 piedi. Euro. 25 euro. Istanti, cos'era? Istanti, momenti. Once. No, vabbè, once. 25 once. 25 once di Smash. 25 once di Smash, mi piace. 21 grammi è il peso di Smash. 21 grammi è il peso di Smash. No, raga, stavo facendo io. Qualcuno ha provato a chiudere il gioco e trollare. Trollare brutalmente. No, scusa, ti sei allenato quanto? 42. Non puoi dirmi che ho sbagliato. Vado a commentare anch'io adesso. Ma tu vai. Convinto. Ma te battiamo pure al commentary. Finisce fuori subito proprio. Certo che poi vieni, ci mancherebbe altro. Eccolo Frozen, come ti senti ad essere arrivato ragazzi, l'ultimo malissimo, aver preso i peggio schiaffi del mondo, mamma mia che schifo. Male. Molto male. È un uomo schietto, onesto, diretto. Però vi ho fatto divertire con questo sì. Grande. Sì, no, allora, Barry. Scherzi a parte, entrambe le due partite sono state molto equilibrate ed è mancato solo quella per andare a prendere la terza stock e portarci il game 3. Vero. Però bravo, perché comunque penso che tu sia, non so se sei stato l'unico a portare sempre la partita all'ultima stock contro l'ultima stock. Però... A memoria sì, sei però l'hai fatto. È il bello di Lucario, no? Che a un certo punto impazzisce, premettasti a caso, fa sfere e fa gol. Ah no, ho sbagliato gol. No. Cioè proprio, Unite, vi lascio. No, gol è ottava generazione, Lucario è 4 prima, quindi... Lasciamo stare. Continuate a fare il vostro bel lavoro. Adesso, entriamo ancora una volta in un match di Loser Bracket. È uno dei match più strani, perché è Mr. Game & Watch contro Kazuya. È Kenobit contro Gian. Aia. Aia. Bello. Questo è veramente un bellissimo match. Gian, è il momento di cominciare a recuperare, eh? Io spero di fare qualcosa di decente. Spera. Spero. Quanto ti sei allenato? Ho avuto il braccio rotto per 2 settimane. Letteralmente? Sì. Io avevo il polso immobilizzato per 2 settimane. Possiamo andare? Sì, arriva il... Vedi, con i controller di Locci poteva giocare perché doveva solo premere i pulsanti. Certo, così. Dai, le dita... Nemmeno le dita riusciva a muovere? No, era proprio tutto ingessato. Sì. No, mi ricordo che fossi ingessato, ma non mi ricordavo quanto erano mobili o meno le dita. Allora, eccoli qua. Kenobit batte bene, eh? Eh sì. Però il danno viene subito recuperato con 2 pronti calci. Allora, Kazuya è esattamente questo tipo di personaggio, che se entra una volta ti fa 40, 50, 60%. Ha davvero appena provato a caricare lo smash al massimo sul bordo. Beh, perché no? Dai, non rientra così diretto. Comunque, non so per quale motivo, ma penso che Kenobit abbia un'ossessione per il suo back air. Sì, è divertente. Confermo. Con la forza sfera, guarda. Vabbè, ma Laura Sphere la capisco. Il back air non lo so. No, non è vivo, troppo leggero.
decisamente troppo ancora leggero. No, 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 no. 117, sì, ok, 117. Anche. Sì, appunto. Quando allora, comunque, una delle combo più forti che ha a disposizione Kenobi è sicuramente down smash into F smash, nel caso dovesse riuscire a sotterrare l'avversario. Infatti qui ha provato subito il down smash, riuscito a prendere i danni, ma si è dovuto dividere la torta con l'avversario. Poi qui col paracadute purtroppo va dritto sul piede di Kazuya, che non è una bella meta dove atterrare. No, e questa presa ancora una volta potrebbe condannarlo. Non è ancora la soglia letale, però, adesso, così lontano, se prende un altro set B lo è. Qua come si è inserito il calcio di Gian non ho ben capito, perché entrambi sono stati colpiti. Qui ha cancellato il paracadute per andare a prendere di Becchiere, adesso ci cucina. Cucina! Kenobi in cucina, signore e signori. Oggi l'offerta è pollo vermi. Eccolo, adesso deve smettere, bravissimo! Gli fa vedere i suoi pesci rossi. 177%, purtroppo non è abbastanza. Continua a cuocere. Qua prende la kill. Sì, c'è il danno letale. Qua prende la kill. Al 200% i jab prendono la kill. E Gian poteva salvarsi in realtà. Non c'è riuscito. E dovevi semplicemente andare. Cioè, sei andato verso destra. Vabbè, dai, con un calcio e via. Ok, era 100%. Quando arriva al 100%, proprio vola. Mr. Game & Watch. Sì, è fatto di cartone. Cioè, è il secondo personaggio più leggero del gioco. Ogni volta che vedo il B neutro, quando tira fuori il cartello con il punteggio di quanto danno può fare, mi uccide vederlo, perché che è basso. Quella è una delle mosse più meme del gioco. Penso che abbia creato una quantità enorme di smash moments. Comunque, ragazzi, questo è eccolo! No, ha provato il martellone. Bravissimo Gian qui ad evitare. Bella schivata. Arriva un'altra presa, però. 55%. No, ci sono dei ragionamenti logici davvero interessanti da parte di entrambi i giocatori. Cioè, le idee ci sono. Ci sono con la mente, devono ancora allenare le mani, ma ci sono tantissimo con la mente entrambi. Bella schivata laterale qua con Kenobi, che prova a inserirsi. Ma il calcio finale per chiudere il primo game. Mosk. Primo game. Un 1-0 bello combattuto. E niente, già ha deciso che non vuoi parlare giapponese. Vabbè, lasciamo perdere. Lascio perdere. Va bene così. Game 2. Game 2. Ignoriamo Gian, che nel frattempo si è giapponesizzato, e andiamo per game 2. Guarda che bello che è. Vedi, le mani ce l'hai ancora, funzionano. Un pochino, un pochino. Allora, una delle cose più belle che potremmo vedere in questo game è Kenobit che fa presa sull'avversario a bassa percentuale. Presa in giù, martello col 9. Ok. Sarebbe bellissimo, vorrei vederlo davvero. Però credo che Kenobit... Oh mio Dio, bravissimo ad aspettare qua. Fenomenale la lettura. Purtroppo è andata a clancare con il piedone di Kazuya. L'hitbox di Kazuya è simpatico e divertentissimo. Sì, sempre. Non è nemmeno tra i peggiori del gioco, però comunque può dar fastidio, quello sì. Tra l'altro ricordiamo che tutti gli smash di Kazuya hanno super armor. Attenzione. No! Tempistica sbagliata per cucinare. Ha cucinato per troppe persone. È stato bello finché è durato. 115%, però basta un singolo colpo. Tra l'altro qua Gian è stato aiutato dal Rage Effect, che è una cosa che si attiva in... l'uno purtroppo danneggia Game & Watch. Ah. Quindi ha preso 13% di danni per semplicemente aver provato. Vabbè, almeno potevano mettere da 1 a 20, cioè per danneggiarlo a 1. No, perché è citazionistico rispetto al gioco del Game & Watch. Ok, è vero, è vero. Quindi... Vabbè. Una assediata! Pure questa è una mossa del wrestling. Questo è molto... Questo è decisamente... Oh my God, it's a Game & Watch with the steel chair! No, purtroppo è una wood chair, però... Non lo sappiamo, è bidimensionale, non possiamo vedere il colore. Vabbè, però la forma, cioè se fai una sedia d'acciaio di quella forma sei... Crudele, stronzo? Sei bravo. Sbagliato? Sei molto bravo. Sei fortissimo. Ed ecco che arriva. Aia! Da AB. AB facile. Vola nel vuoto assoluto. Comunque questo è lo stage di Final Fantasy. Okay. Sì? Okay. Sì? Sì, sì, sì. Final Fantasy 7. No! No! Oh, no! No! La trolla! Trollata! Peccato! No! È un brutto finale, però è stato un bel match. E niente. Finale istantaneo. Ah, come... scusa, contro il giapponese hai commesso seppuku. Hai commesso seppuku, dice, morte onorevole. E beh, c'era la chiave così. Esatto, proprio nato giù così.
Perché comunque, Bivisionale non può farlo così e quindi deve purtroppo per il nostro Mr. Game Watch finisce la parte game e comincia la parte watch del torneo. C'è un momento per tutti anche per questo. Ora, procediamo. Losers Round 2. Losers Round 2, sì. E questo è un match veramente sexy. Spicy. Come? Ho messo si può mettere anche random, sì. Sì. Allora, vediamo un po' la bracket. Abbiamo Tyler e Loci che si aspettano vicendevolmente all'interno della Winners Finals. Gravier e Saidonia si contenderanno questo posto per la Loser Semifinal, mentre Viking e Gian, la battaglia dei re, avverrà subito dopo questo match. Vediamo tutto in best of 3, ricordiamolo. Tutto best of 3 fino alla finale. Adesso hanno loccato i loro personaggi, pochi istanti ci separano dall'inizio. Ancora qualche istante però, sì, tra pochissimo partiremo. Sicuri che tutto vada a modo, che tutto funzioni bene. Abbiamo avuto soltanto problemi tecnici all'inizio e poi è andato tutto pulito. Quindi ci si deve fidare della regia e si aspetta con calma. Con Saidonia che ha deciso di spam lock. Vai, headbang. Sì, ho capito, però almeno il ritmo, diamine. Sennò sembriamo scemi. Sembra che ci siamo, signore e signori, quindi cioè, dovremmo entrare. Comunque scemi, però va bene lo stesso. Siamo game 1. Cioè, è il Pokémon, dobbiamo essere scemi, sennò c'è un problema di fondo. Abbiamo fatto cadere la bottiglia d'acqua. Va bene. C'è un po' di c'è dell'emozione qua e quindi è ovvio che facciamo cadere le cose. Comunque sì, grazie. Per sicurezza non si sa mai. Comunque 3 2 1 via, l'ho ammazzata, ci ha provato, mamma mia che male. Comunque 23 a 52, questo secondo me sarà uno dei match più equilibrati di oggi. Allora, PK Thunder, parte la scivolata di Gravier. Comunque è veramente un peccato vedere uno di questi due giocatori dover già uscire dal torneo e quindi non vederlo più lottare nel corso di questa battaglia. Per il re della prima tappa del Pokémon. Ricordiamo... Non è kill però. Non è kill. Per un soffio. È vivo. Uno, ritorna. Possiamo vedere la recovery di Sora. Veramente. Mamma mia. Cosa pazzesca. Ok, bella la recovery, però basta un calcio nei denti e vola via. Un bel dropkick. Tornando al wrestling da parte di Ness. Ah, quella combo è così fastidioso. Quella combo è veramente buona. Se lui entra in PK Fire, ha due scelte, diciamo, molto safe, che sono presa in avanti, che prende un 14% di danni, oppure due volte Fair, che è quella, diciamo, lucetta in avanti, che può utilizzare per ben due volte, a volte addirittura tre con i personaggi. Mi sorge spontanea domanda. Puoi assorbire le spell di Sora? Allora, puoi assorbire Fairaga, può assorbire Tandaga, non so se può assorbire... anche il Blizzaga, ok. Cioè, arriva dalla regia la notizia che anche il Blizzaga può essere assorbito. Tutti i proiettili energetici vengono parati, sì. Ok. E quello potrebbe essere un bel modo per potersi rigenerare, visto quindi, che ad esempio... sono molto leggibili. Quelli del Firaga soprattutto sono molto leggibili. Sì. Allora, ti faccio un esempio di proiettile che non può essere assorbito da Ness. Wii Fit Trainer ti tira addosso il pallone da calcio. Ok. Però non può essere assorbito perché non è per l'appunto un proiettile energetico. È un proiettile punto. Tra l'altro c'è in realtà una differenza tra proiettile energetico e proiettile etereo, però quello è un altro discorso. Ness può assorbire anche proiettili eterei. Quindi ci sono tre tipi di proiettili. Sì, teoricamente sì. Okay. C'è anche l'Ethereum. PK Thunder per provare a zonare. Oh, no, è vivo. Ok, sì, è Sora. Ricordiamo, è Sora. Ogni volta c'è il minimo di panico. Oh mio Dio, ci ha provato lo yo-yo, ma bravo! Ha tentato lo yo-yo. Attendista fino all'ultimo. Qua e utilizza benissimo anche il Blizzaga, porta la bestia. 61%! Ma di nuovo il Backair a fregare Gravier. Porta Gravier! A Gravier, sto zitto. Allora... la situazione è davvero Gravier. Dobbiamo stare zitti in due, basta. Sì. Commentano loro. Però lo yo-yo ma sbaglia la direzione. Vedi, utilizza sempre questo tipo di setup dopo il PK Fire. Anche se in realtà dal PK Fire si può uscire relativamente in maniera facile. La presa qua. Quando si ha alte percentuali. Sì, la può prendere. No, non colpisce con lo yo-yo, ma colpisce con quella che nel gergo smashistico chiamiamo la mazzetta. Ed è 1-0. 1-0 per cominciare. Vedi, questo è il momento in cui devi andare a recuperare i crediti. Quindi ti prendi una mazza da baseball, gli spacchi le ginocchia e dici: dove sono i miei cazzo di soldi? Quindi, quanti gli devi i soldi di Gravier? Spero non troppo. 25. Non se ne... 25. 25. 25. 25. 25. Ormai non sappiamo cosa, ma 25. Oh!
Oh, magari. C'è lo switch di personaggio. Saidonia decide di tryhardarla. Eh sì. O andare tipo in easy mode. Non so quale delle due. Allora, in realtà non che il suo NES sia brutto, anzi, non so, potrebbe addirittura essere un downgrade, perché non so quanta sia l'esperienza di Saidonia col personaggio, perché un conto è avere un personaggio forte, un altro conto è saperlo utilizzare. NES è molto più facile rispetto a Mitra e Pyra. E vediamo, per ora comunque non sembra andare benissimo per il padrone di casa, perché Gravier si trova in una discreta situazione di vantaggio. Almeno per ora, bello qua il colpo. Prova ad entrare, bello utilizzo qua dello zoning per quanto possibile da parte di Gravier. Bel Tundaga! Però continua a rientrare per un soffio. Sì, però come puoi vedere, purtroppo per lui, Mitra, come già detto, è un personaggio molto veloce. Ma che sfrutta la sua velocità, ma letteralmente ti fa le carezze al posto di farti... Vabbè! Non ho capito. Scusa, che hai fatto la kill con me, con Mitra? Non mi pare, mi pare che tu abbia switchato. Ha switchato, infatti se l'è sentito tutto di niente, povero Gravier. E poi c'è Pyra, esatto. Poi c'è Pyra che se ti soffi addosso perdi la stock. E è quello che è appena successo, effettivamente. Mamma mia. Ed era tipo 80%. No, 50 era. Ah, era 50. 80 post-it. Ok, ok. Questo è ancora più grave. Sì, no, molto grave. È molto più grave. Allora, io vado via... No, no, è abitudine. Nel casting ci deve essere uno che fa le battute brutte. Esatto, io sono... Nella community di Smash sono io quello che fa ste cose, quindi... Questo... Bravo! Fenomenale questo utilizzo di Mitra, di Saidonia, che è bravissimo con Mitra! Me la fai provare, mannaggia! Guarda, proprio sfotte, dice, la sto provando! La sto provando, addirittura! È per ridere! Guardalo come la prova e mette Pyra, guardalo. Eh beh, giustamente deve provare anche Pyra, no? Ma Pyra la sa utilizzare, basta che fai smash a caso. Comunque. Va bene. Ecco, vedi, sostituisce subito il personaggio. La pressione sociale su Saidonia è un'arma che funziona molto bene a favore di Gravier. Vedi, ci sono quelli che premono per cominciare a bere alcol, ci sono quelli che premono per invece far utilizzare Pyra. Ognuno il suo. Dipende dal gruppo sociale. Bravo, comunque bel back air per Saidonia, che ritorna sul personaggio buono, il migliore che sa usare. Io non capisco perché abbia utilizzato NES fino ad ora, effettivamente. Guardate, guarda che playstyle. Cioè, guarda come prende bene i danni con sto PG. È veramente bravo. Oh, che sfiga il Tundaga che gli è finito sulla piattaforma. Attenzione! È un fenomeno, raga. È fortissimo, è fortissimo. Io non ho mai ragazzi. Visto uno usare Mitra così bene. Mai. Dai, ultimo colpo con Pyra, giusto per chiudere il match. No, dai. L'ha quasi chiuso. L'ha quasi chiuso con l'ultimo colpo, per davvero. Pyra è davvero... Cioè, ragazzi, avete idea del fatto che Pyra... Potrei vincere anche io con Pyra, forse. No! Sì, potrei vincere anche io con Pyra, dopo aver visto questa cosa. Ed è un altro 2-0 che, mamma mia, devo dire la verità, non rende giustizia al gioco che ci ha offerto Gravier in questo torneo. Vero, vero. Bravo Gravier, non ci ho fatto allenamento! Signori, siamo di nuovo qui a chiacchierare adesso e stiamo aspettando che i giocatori vadano a sostituire i loro controller e i loro profili. Ci stiamo cominciando ad avvicinare alla chiusura di tutto, Sì, lentamente, sì. Neanche così lentamente, cioè stavo per dire lentamente, no, non è vero, sono stati 2-0. Sì, sono stati tutti 2-0, quanti fino ad ora. Se togli 5 minuti a match è normale anche che andiamo veloci, insomma. Prossimo match comunque sarà ma infatti l'avrei fatta anch'io sta cosa, sinceramente. Questa comunque è l'ultimo match di qualifica per la top 4. Ok. Io quasi direi che è caso di fare top 4 in best of 5 a sto punto. Tanto il tempo c'è. Ci può stare. Sì. Quindi anche la loser semifinal in best of 5. 5:30. Dai, sì. Così vediamo un 3-0 e ci sentiamo tutti in imbarazzo. No. Tipo... Dal momento in cui decideremo di fare top 4, faranno tutti 3-2 e finiremo alle 10. Esatto. Sicuro al 100%. Con 8 minuti su ogni singolo game. Che deve cambiare il colore Viking, giustamente. Sempre. No, ho sbagliato, non so se potevamo partire. Scusa, Chiara. Okay. Va bene, ok, possiamo partire. Okay. Gianna quasi intato, ma non c'è problema, ragazzi. È riuscito a recuperare in fretta e furia Chiara perché è un mostro in regia. E infatti entriamo direttamente on stage.
Eccolo qua il nostro Gian che porta a casa i primi punti percentuali sull'avversario con un calcio da 17%. Sobrio. Sobrissimo. Però è comunque in svantaggio perché per l'appunto per ora sta vincendo la velocità. Vedi, un altro calcio 30%. Ogni volta che parte il laserone però vedo i secondi che volano, cioè proprio è lentissima come mossa, maledizione. Sì. È molto facile da schivare, almeno la percezione per me è questa. Attenzione! Bella zappata che viene preventivamente scudata da parte di Gian che con due colpi si porta in parità con l'avversario. Allora, cioè, hai notato che tipo per 45 secondi 35 li ha dominati Viking e 10 Gian? Sì. Pari percentuali. Sì, è preoccupante. È esattamente come è andato il game. Tanto buon dash attack da parte di Viking, sì, che mette in brutta posizione Gian. Bravo comunque Viking, bravissimo! Prima mette l'avversario in cattive condizioni di recupero mettendoci l'arma in mezzo con il 6B, dopodiché va a punire l'atterraggio dell'avversario con la B. Bravissimo. C'è tantissimo cervello in questo Pokémon, raga. Uno, due e via. Ed ecco, che quando ho detto c'è tantissimo cervello, purtroppo Gian ci fa vedere una delle mosse più semplici del gioco. E beh, doveva tirarlo fuori. Uno, due, tre. Laserone. Abbiamo tanto sfottuto il laserone, non ne ha mancato più uno da quando l'abbiamo detto. Mamma mia. Comunque, vantaggio provvisorio per Gian. Sì. Gian sta vincendo in questo momento a livello percentuale, ma Viking non vuole starci perché con questi 6B piano piano a forza di colpetti sta cercando di riportare l'avversario in percentuale da kill. Potrebbe già in realtà andare a cercarla con Pyra. Bravo qui a schivare, ma 95% e adesso vuole fare la kill. Evita la combetta! Lanciato dritto a schermo. Però 93% di danno già. Attenzione. Eh sì. Ora è il momento però di. Però aspetta, perché Gian non vuole saperne di lasciare andare questo questa stock. No, 28%, al 28% lo uccide. No, oh mamma. Ora Gian si sta preoccupando. Viking in questo momento però è in momentum assoluto. Ha provato la lettura, ma arriva troppo presto rispetto alla schivata. Ottima presa. Attenzione! Bravissimo con lo spot dodge. Che tempistica. Attenzione, Gian sta dimostrando una pazienza incredibile. È il suo ultimo stock. O così o niente. 110. Viking che prova la mossa. Evita l'F smash, partono le roll. Attenzione! Ancora. No, le DI sono perfette comunque da parte di Gian. Bravo. E poi arriva il trade che porta a casa la kill per Gian. No, è un 1-0, un 1-0. Sì, finisce. Mamma fra, non sono così veloci. Cioè, con calma. Allora, solo una cosa, qui c'è stato un trade uno per uno, solo che è morto prima Gian, quindi non c'è stato in realtà. Non è arrivato. Sarebbe, in tempo. Però sarebbe morta anche Pyra su un trade del genere. Sì, sì. Secondo me è molto probabile. Perderò! Non ha la skin giusta. Ti posso dire la mia? Secondo me vedremo game 3. No. Vediamo. Perché se Gian gioca con la pazienza con cui ha giocato l'ultima stock, Viking potrebbe concederla. Mamma, eccoli sì, qua, scusa? Questi sono i gebbini. Tra l'altro bravo Viking a scudare, perché molto spesso se la prendono tutta quella combo i giocatori, diciamo, in erba. E invece già Viking è stato paziente, ha capito che tenendo scudo, addirittura mesciando, comunque sarebbe uscito in fretta da quella combo. Bravo, va a colpire ancora con l'ausilio della stessa combo ogni volta, perché è la sua preferita su Tekken, evidentemente. È una combo semplice, funziona. Attenzione, ha provato. Questa è un'ottima combo da un air into up smash. Non è entrato l'up smash perché Gian è riuscito a schivare molto bene. Bravo qui, evita addirittura il side B con il saltino. Pazzesco Gian. Però riesce a rientrare senza troppi problemi. Gian ha capito che la chiave è la pazienza. Mi sta piacendo. È l'unico modo che ha per inserirsi bene. Bravissimo qua Viking. Gian che adesso viene spinto ancora una volta fuori. Aspetta la spada, no! Peccato, qui poteva lavorare un po' meglio di DI Gian. Ci ha provato a rientrare, ma non è facile. Non contro Pyra, non con quella spada lì. Qui. Allora, siamo a 45% di percentuale per caso, che prova a prendere la kill di FB. Basta con questi laseroni, non funzionano. È vivo ed mamma, evita anche quanto tutti i colpi. Rischiato. Capisci? Bravo qui a mettere Pyra! È stato salvato dal movimento in avanti dell'F-Smash, Gian.
Quando vedi che ci stava. Bravo Downair e qui Downair, ottimo. Riesce a prendere la kill. Solo 84% di vantaggio. Dico solo perché, come abbiamo visto, Kazuya con 4 colpi si riporta in parità. Però deve trovarli questi 4 colpi. No, che palle sta mossa. Questa spada sta mettendo in difficoltà Gian. Bella quella parata. Qua aveva la possibilità di fare tanto. Ha provato intanto il Demon Godfist, che non è riuscito. Però l'ha presa. Bravo. Questi sono 40 punti percentuali, perché ha utilizzato la meccanica di Kazuya, che è il Rage Drive. Con cui ha preso 40 punti percentuali, l'ha consumata e poi tra l'altro si è fatto pure prendere la stock. Ultima stock virtualmente a disposizione in questo torneo per Gian, che già prepara la vendetta su Tekken, forse. Sì. Pensa al futuro, Cioè, nemmeno Tekken era alla fine del Pokémon, sarà la prossima puntata. 110. 45 qua. Gian sta subendo sempre di più. Continua con la Rust Viking. Tenta la chiusura qua sul bordo. Attenzione! Oh, la bomba! La porta a casa! 70% di vita, lo sbatte fuori! Allora, Gian è incredulo. Vado a spiegare a livello rage. Scientifico cosa è successo. Rage. Non solo Rage, bensì anche DI. Mamma. Di Gian, che purtroppo, allora, come c'è una DI che favorisce il rimanere all'interno dello stage, purtroppo c'è anche un altro tipo di DI che è quella che favorisce l'uscire fuori dallo stage. La direzione della DI che purtroppo Gian ha utilizzato per la DI è stata quella sbagliata, totalmente errata, l'opposta rispetto a quella che doveva fare. La peggiore in assoluto, la peggiore. Mai vista una DI così brutta in 10 anni che casto Smash. Ma no, che non ci verrai mai più. Fuori dalla mia pocket. E adesso siamo in top 4. Siamo arrivati alla fase in cui siamo al massimo livello. No, comunque era una brutta DI. Era veramente brutta quella DI, mamma mia. Non si poteva proprio vedere. Allora, abbiamo un winner bracket e loser bracket. Con il winner bracket, che adesso abbiamo Tyler e Loci contro Sidonia e Viking, che invece sono nel loser. Come Sidonia e Viking? No, ok, ho capito sotto, contro. Mi sono espresso male io. Con sotto Sidonia e Viking. Sì. Allora, siamo ufficialmente in... No, adesso è un 2 contro 2, in verità. Adesso. Magari, sarebbe figo. Raga, ma alla fine del torneo poi un 8 tutti contro tutti si può fare. Tipo Smash Fiesta alla fine. In 8 tutti contro tutti. Sarebbe figo. È l'unico picchiaduro dove puoi farlo, fatelo. Facciamo anche un po' di Iroga. Madò, magari Iroga. Allora, praticamente c'è questo personaggio che è l'Iro di Dragon Quest. Ok. Ed è un personaggio fortemente influenzato dall'RNG, ma roba che hai tipo spike critici sugli smash. Okay. Hai una mossa in cui ti capitano a menu a tendina 4 di 16 mosse disponibili. Sì, quello me lo ricordo. Roba del genere. Ed è stata inventata una modalità intorno a questo personaggio dove praticamente, dato che c'è una mossa che sarebbe il kamikaze per l'appunto, sì. Che ti ammazza il personaggio al costo di, cioè diciamo, fa un'enorme onda e bla 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 al costo di ammazzarti il personaggio. L'idea è quella di rollare continuamente il menu finché non esce il case e chi riesce a rimanere vivo vince. Onesto. Loci, lo elimini così non lo vedo più e vengo conto di te. Ci puoi sperare, Fra. Allora ragazzi, innanzitutto siamo entrati in Winners Finals, siamo entrati in top 4. Da adesso in poi tutti i match saranno al meglio delle 5 partite. Per i più, diciamo, picchiaduristi, first to 3, si dice, no? Comunque, chi arriva questo match è pazzesco, ragazzi. Loci finalmente tira fuori il pezzo da 90. Capitan Falcon contro lo Steve di Tyler, che è lo Steve di Tyler. Tyler che... Allora, molto più pazienti. Sì, di prima. Sì, assolutamente. Perché... È una bella differenza. Allora, andiamo un attimo a dare un background a questi giocatori. Loci è stato tra i primi 10 giocatori in Italia per quanto riguarda Smash 4. Tyler tra i primi 15. Entrambi giocano dai tempi di Brawl e sono due punti cardine della community. Ovunque vai nel competitivo di Smash, sanno chi è Loci, sanno chi è Tyler. Vediamo un po' chi la spunterà tra questi due giocatori. Entrambi su Ultimate diciamo che hanno messo un po' da parte il controller e il ginocchione da parte di Loci. Prova Loci a chiudere, vediamo se riesce a prendere almeno l'edge. Entrambi si rientrano.
grande tranquillità. Smash up che non va a segno da parte di Tyler, però c'è il carrello. Riesce a spingere l'avversario un po'. No, Loci lo evita bene il carrello. Non è mica sei doni. Devi prenderlo veramente alla sprovvista. Arriva l'incudine. Cattivissima per... Oh! Ok, si rientra. Siamo... In verità è appena iniziato il match con due stock e basta. Sì, esatto. Come ai tempi di Smash 4, per l'appunto. Il competitivo si giocava su due stock. Ricordiamo che Tyler ha a disposizione già il diamantino, comunque. Nel caso volesse costruirne uno, comunque la percentuale, tra l'altro, è anche molto bassa. Sarebbe un ottimo momento per sfruttarlo. Ecco che arriva il carretto e poi la combo di Apeir di cui ti parlavo prima. Deve trovare però un momento in cui è tranquillo e purtroppo Capitan Falcon non ti fa mai stare tranquillo perché è un personaggio molto veloce a chiudere le distanze. Penso sia il secondo personaggio più veloce del gioco, se escludiamo Shulk e il suo bonus in velocità e tutte queste cose qua. Parte ancora la smash. Tyler sta gestendo bene, infatti proprio dopo la smash è andata. Prova a rifare la L! Ci è riuscito. E la L è una L di bait, nonostante bait come parola non abbia la L, però di fatto è andato ad incudinarlo di nuovo. Tyler che prova a stare sotto lo stage. Può permemarlo. Vediamo qua, ha riprovato risposte. Il ginocchione. Ma non ha ancora la percentuale necessaria. Comunque, per chi non lo sapesse, comunque Capitan Falcon, così come è un po' un joke character, Steve, non è un joke character sicuramente Capitan Falcon, ma è probabilmente uno dei personaggi più emblematici della serie di Smash ed è considerato il personaggio forse meme per eccellenza, quindi ne vedremo delle belle, ma così come è stato bello questo ottimo tentativo di picconata, come? Grazie ad un'ottima DI. Ah, la faccia. Loci è bravissimo in due cose, DI e mashing. E parte ancora una volta calcio. Il down smash e c'è il tifo per il coach da parte di Viking. Allora, vediamo un po'. Tra l'altro Viking ha vinto la battaglia dei re, quindi dillo. Contento. Io aspetto soltanto te. C'è Gian che sta rosicando. Gian, io penso ci abbia il sale in corpo in questo momento. Gian. No, solo vendetta è diverso. Lui vendetta. Pensa solo alla vendetta. Vendetta con molto sale. Comunque, 44 a 137, ultima stock. Non bisogna dormire su una percentuale così bassa, caro Tyler, perché Capitan Falcon è il tipo di personaggio che con un up air e un ginocchione può portare a casa la partita. Vediamo 155%. Un po'. 155%. Basta un singolo. Ancora Falcon Kick, bravissimo. Bella presa. Oh, il carrello però basta e avanza. Ha per provato ucciderlo. Comunque a fare. Questa è una DI molto tricky. Ha provato a fare DI verso. Non c'è sinistra. Freno sul treno dello. Dell'hype. Dell'hype. Del Poggen. Treno del Poggen, è vero. Sì. Dello sus. Dello sus. Dello sas. Dello sas. Del sexo paxo. Dello susro. Ok, ritorna su Steve per il secondo game. Loci. Io ci rinuncio con Tyler, guarda. Non... Vabbè. Che poi il problema è che dici, vabbè, lo sta facendo per lo spettacolo. No, è così pure i tornei competitivi. Non è che cambia molto la situazione. È il meme. È così anche nei momenti quando speciali. E poi vi posso dire la verità, è un déjà vu perché io ieri sono stato a casa sua a giocare a Smash e faceva le stesse identiche cose. Quindi mi ha proprio un marchio 74. Di mamma mia! Davvero? L'ha picconato giù nel... Per un attimo ho pensato che stesse per suicidarsi solo per disrespect. No, l'ha picconato giù negli inferi. Qui cavolo, gli ha tolto 70% di vita di combo semplicemente andando in avanti, cioè... Pazzesco. In un non nulla, smash up. Tra l'altro, Loci ha cambiato skin. Questa è Golden Falcon. Dovrebbe essere una delle sue versioni. Non è la sua final form, ma. Aspetta. Oh! E un po'. Intanto ricordiamo che Tyler non ha a disposizione il piccone di diamante. Falcon Punch. Qualcuno lo usa davvero quella spell? Sì, diciamo. Oh no, non ci. Che è successo? Allora. Penso che abbia cercato di utilizzare lo scudo sulla piattaforma, però la piattaforma si è sciolta subito e quindi è andato in air dodge. E quando vai in air dodge non puoi utilizzare nulla per un tot, perché, come diciamo... Mamma mia. Punizione per aver schivato, tra virgolette. Quindi molta sfiga per Loci, sì, effettivamente. Prova a zonarlo, ma tanto è... Vai, no, è...
Aspetta, aspetta, non è una L questa. No, no, è una L al contrario. Ha provato a fare il pezzo del Tetris. Salutava Chiara dalla regia. Comunque. 126%. Il fatto che Loci sia la sua ultima vita al 60%, 65%. Mamma mia. Non riesco a finire di dirlo che salgono i danni, basta! Eccolo il ginocchione! Oh, ecco, e finalmente. C'è anche il taunt. C'è anche il taunt. Eh beh, finché deve respawnare. Però il taunt quello è il taunt dei deboli. Cioè il taunt che fai quando l'altro è morto, ma chi se ne frega? Però cioè, aspetta, è facile farlo non così. È solo il taunt dei deboli per quello, ma anche perché il vero taunt di Capitan Falcon è Show Me Your Moves. Allora, vediamo un po', bella la combo con doppia pair, sfrutta il lag del piccone per andare a mettere un terzo pair, ma poi si prende una picconata in bocca. Non attenzione, no! Bella presa, 105! Il multijab non è stato assolutamente... Vedi? Cosa sta costruendo? No, usa... Usa il materiale. Non lo so, erano 25 ragazzi, palesemente. Mamma. Comunque, a parte il backair, ha provato, bravo, carrello, carrello teccato tra l'altro perché doveva rimbalzare sul bordo, non l'ha fatto, bella cannetta da pesca qui, attenzione perché sta utilizzando di nuovo la tecnica della spada ipnotica, perché dopo l'ennesima spadata a un certo punto andrà di piccone in backair e prenderà la stock. Bello il Falcon Kick, brutta posizione per Tyler. Aspetta, no, no. Sì, ce la può fare. Ce la può fare, prende... No, no, non prende la stock. Soffio! Ha provato a prendere la stock all'avversario e fare uno per uno. Tanto adesso siamo al 166%. Un HP un sogno. 166 comunque. È anche proibitivo in realtà per Capitan Falcon, perché non so con il Rage Effect quanto possa gestire bene le combo. Parte da un throw, buono Nair. Up air, ha provato di nuovo il ginocchio, ma non sapeva da fare questa volta. Continuiamo a provare a tagliargli la strada a Tyler con... Oh! No! La bomba alla fine e il bait! Io non posso credere a quello che ho visto. Ha visto lo scatto in avanti e ha detto, sai cosa, tieni, un regalo per te, bitch. Ma lui che guardava anche... Io non credo ai miei occhi, veramente. Ah, questo ha fatto male. Questo ha fatto veramente male. Mi ha lasciato male. Il regalino. Mamma mia. Sai quando lasci la merda in fiamme di fronte alla porta di casa? E proprio ci hai camminato dentro di corsa. Oh. È la carica. Allora, vediamo, perché secondo me... Allora, il discorso è che secondo me vedremo una palutena a questo punto. Mamma, qualcuno l'ha clippato, spero. No, la ragazzi... disrespect. Beh, clip... Di clip ce n'erano tante da fare in questo torneo, secondo me. Veramente, veramente tante. Secondo me palutena è il personaggio ideale in questo momento. Però allora siamo in una best of five, ricordiamo, e quindi devi anche cambiare strategia. Esatto. La mia dignità è finita su quel carrello ancora lì. Dal backstage, se non lo sentite, la mia dignità è finita su quel carrello. Oh! Oh! Mirror match. Match di scimmie. Furridito. No, no, match no, di scimmie. No, lo stanno facendo, ok. Allora, l'ultimo ditto Donkey Kong che io ho visto giocare a loro due è finito in favore di Loci. Quindi potrebbe essere un qualcosa di buono in realtà per il giocatore di svantaggio in questo momento. Ma Tyler l'ha presa mamma, sul personale. Mamma, 100% per cominciare. Si è allenato. L'ha presa veramente male quella... Sconfitta intanto qui Loci ha provato la rap... Oh! Il rapinone! Ricordiamo, allora cerchiamo di far capire cosa è successo. AB è un multi-hit, non so se avete notato, ma è colpisce un elicottero che colpisce varie volte. Loci era in invincibilità, è stato colpito da uno di quei colpi, finita l'invincibilità, è caduto di sotto perché è rimbalzato sul bordo, che è diagonale sotto. Mm-mm. Ok, vediamo quanto Tyler sarà in grado di capitalizzare su questa stock presa. Intanto si è già preso un buon 42% di danni. Bello, Loci ha provato la lettura, la prova di nuovo. Lo smash. Un bel applauso all'avversario gli ha fatto qui. Però multi-hit che va. Abbi comodo per danneggiare per quanto possibile. Tyler ci prova! Bellissimo! Pugno caricato. Vedi, questo devi fare. Devi prepararti psicologicamente o le mosse. Eccolo, il tamburello ci sta provando Tyler, un tamburello che prima non mi ha concesso Loci, voglio vedere se qualcuno uno di questi due fuori. Giocatori per il game 3 ce la farà, intanto questa è un'ottima combo.
F-throw, lancio in alto e capocciata in avanti. Bello l'utilizzo per prendere danno della B. Prova veloce ad andare a prendere il back air, non va. E adesso è in posizione sfavorevole, non ha nemmeno il salto. E purtroppo un grosso punto debole di Donkey Kong è proprio la recovery orizzontale. Non può fare. Non può tornare facilmente in campo. Bello, già 37% di danni fatti. Tyler che continua a provare. Tyler ci prova per quanto possibile. Però così danneggiato voli via con un non nulla. Bravo, aspetta l'avversario per andare a fare B. Di nuovo pessima posizione per lui. Oh, bella schivata laterale qua da parte. Bravo Tyler, 75% con lo spike. Sì. Ha preso un buon 75%. Ancora una volta. Ah, lo smash non è andato alla fine. Quello era il fair, eh? Sì. 168% è enorme come percentuale e come visto non riesce purtroppo a ritornare. Non è facile ritornare. Attenzione ancora. Bellissimo. Ma è ancora vivo. È ancora vivo, è ancora vivo. Ce la può fare. È ancora vivo e attenzione perché potrebbe succedere qualsiasi cosa qui. Sta provando di ci ha provato davanti. Bellissima la schivata di Tyler. Bella, ma bellissima B. Ancora di più la lettura. Bello, di Loci che ha preso 70 danni. Spettacolare. È stato una zero to death enorme per Tyler. E niente, Loci rimane il re delle scimmie. 1-2 Loci enorme. Ok, quindi per il match delle scimmie Loci è ancora il re. Complimento. Sì, sei King Kong. Sei King Kong. 2-1 Adesso è il momento dell'anime run e andare 3-2 Vuole il rematch? Vuole il rematch? No. Loci non lascia le sue banane così facilmente. Le devi guadagnare. Quindi 3-2-1 via. Eccoci qui per il match numero 4 ed è il primo non 3-0 di oggi. Vedi, questo è un taunt giusto. Sì, sì, sì. Questo è il taunt che puoi permetterti di fare. Ma questi sono respect, li chiamiamo respect taunt, cioè il taunt che tu fai prima di cominciare a giocare. Vediamo un po', qua paziente Tyler con lo scudo, va a utilizzare back throw, non ci credo! Viene salvato dall'ultimo pixel possibile dell'arena. Loci. Intanto ragazzi, musica di Dialga e Paglia, credo. Sì. Sì, 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 sì. Loro la sentono, noi meno, però... Tanto ancora preso. Sta utilizzando Loci molto back throw e poi Tyler qui ha cercato di andare proprio... Si stanno scambiando l'angolo uno alla volta con la B. Non l'ho capita sta interazione, ma va benissimo così. Prova il capoccione. Ricordiamo la capocciata di Donkey Kong sotterra, quindi... Quindi darebbe spazio a una facile mossa. La lettura era giusta. Sbaglia il timing Loci. Intanto spot dodge. Bravo qui ad utilizzare il back air. Donkey Kong che ha la super armor quando comincia la B, poteva salvarsi. Sì, poteva salvarsi perché c'è stato un frame in cui è stato attaccato al muretto. Ah, era untackable, ok. Perfetto. Mamma forse mia. Erano troppo alte le percentuali. Però beh, molto spesso era, può succedere... era 170% se non basta quello. Tanto dovrebbe essere pareggio, questo ecco. Sì, è cioè pareggio. Capisci che 170% basta una B per lanciare fuori Donkey Kong che è pesante. Sì, sì. Guarda, 0-18 così. Comunque, hai notato che sta fumando dalla testa il Donkey Kong di Loci? Perché ha pronto al il pugno, pugnone. Sì. Hashtag che... il pugnone. Vabbè, ma quando mai riesce a tirarlo? Prima l'ha tirato. Sì, vabbè, una volta. Perché non due? Vabbè, o tre, o 18, perché dai, no? Un'altra volta. Vai, Loci. Bravo qui. Forse puntava la piattaforma più alta. Dai, Loci, sei il nostro piccolo. Ha provato... Un ottimo down air, intanto qua ci prova. Loci giustamente lo rimette fuori posizione, però c'è un regrab? No, va diretto con la B sull'avversario, eccolo il pugnone! Non è andato, segno per un pixel, tipo. Sì, esatto, esatto, qualche frame, per questo ti dico che non è così sbagliato il pugnone, perché questi due giocatori vanno molto di lettura, specialmente perché confidano sul loro playstyle old school, e in old school si va molto di lettura. Buono il back air, e va in vantaggio Loci. E Tyler qua ha voluto il rematch, ma... Non puoi permetterti di questi affronti. Non gli lascia le banane. Non gli lascia le banane. Forse gliela sta dando la banana. Beh, che dire. Sai, ne ha tanti Donkey Kong. Attenzione. Qua ha provato, ma... Ma sono un po' mosce quelle. Era troppo lontano. Questa mi sa che questa è una banana. Di banane, parliamo di scimmie. Allora... 39-0 in questo momento. C'è il pareggio da parte di Tyler. Buono il dash attack e l'up air da parte di Loci.
Loci in vantaggio, ma questi pesi da... cioè con questi pesi... Distrutto. Fammela finire la frase, può succedere di tutto. E invece è successo un applauso. Loci si conferma, basta. Se vuoi affrontare... se vuoi affrontare il re delle scimmie, non puoi usare la scimmia. Davo Luigi. Aspetta, cosa? Davo Luigi, presente in un torneo di Tekken, in Giappone, di Tekken 5, mi pare, c'è stato un momento in cui era final round. Quindi erano due pari ed erano due match vinti in uno, quindi chi vinceva quella vinceva tutto. Sì. E il tizio ha detto Davo Luigi, vuol dire tipo che in giapponese tipo è ultimo round, solo che è entrato nella storia delle FGC di Tekken, quindi il Davo Luigi, il doppio Luigi, l'ultimo match possibile. Ok, ragazzi, doppio quindi Luigi. Ci hanno appena spoilerato che se Tyler e Loci si dovessero trovare in finale a Game 5 utilizzeranno entrambi Luigi. Chiaramente. E se non lo fanno... Il carrello... Mamma mia, il carrello. Allora, comunque ritorniamo. Quante dignità ha preso quel carrello? Pogen, prima tappa Minecraft, non mancate, ragazzi. E tanto... sicuro esiste una modalità custom che è Smash, sono sicuro. Sì, sicuro. Figurati se non esiste. Ma sai che esistono gli uno contro uno su Minecraft? Sì, sì, ma di ogni genere, tipo. Ma il punto è proprio qualcuno che si è messo là a programmarlo come se fosse Smash. Oddio, sarebbe difficilissimo. Non sai quanta gente si inventa le peggio cose su Minecraft. Sarei curioso. A questo punto torno a casa e controllo. Di sicuro qualcuno se ne inventa. Vado a Roma, torno direttamente lì. Comunque, ridendo e scherzando, stiamo parlando di percentuali molto alte. Il primo a sfruttarla è proprio Loci con questo ottimo back air spaziato perfettamente. E il back air è sicuramente una delle armi a favore di Falcon migliori in assoluto. Uno, perché è parecchio veloce, copre parecchio del suo hitbox e comunque fa anche parecchio danno e parecchio knockback. Può essere utilizzata sia come mossa per prendere danno. Aia! Side B, counter di questo side B è stata la lava. È una L? Non è una L. No, non è. Speravo fosse una L. No, penso che adesso Tyler debba rispettare un attimino di più il suo avversario, perché deve prendergli almeno un'altra stock prima di eccola! Niente, mi ha subito proprio. Io voglio dire una cosa, non hai il tempo. Mi vanno contro, lo fanno apposta. Ginocchione in neutral. Proprio di cattiveria da parte di Loci. Ci ha provato Loci qua a colpirlo mentre che tornava. Adesso faccio notare le facce veramente serissime, perché in questo momento si stanno giocando la dignità. La faccia di Tyler serissima, non riesco a vedercela proprio, perdona. No, è che appena l'ho detto ha cominciato a sorridere. Io quello proprio l'ho guardato. Sempre per lo stesso principio, loro cercano di contraddirmi qualsiasi cosa dico. Il carrello. Aia! Il carrello qua è stato letale. Qua il carrello è stato... c'era il ben posizionato. Falcon Punch Reverse! Non credere. Dai, non credere. Caschi in un Falcon Punch. È successo varie volte anche in tornei competitivi. Perché sei arrivato a quel punto in cui non te l'aspetti nemmeno più che qualcuno la usi quella mossa. Sì, assolutamente, però a volte succede. Oh! Cioè, proprio su questo che gioca chi fa il Falcon Punch, capito? Dici, non la userà mai, non la userà esatto, mai. Esatto, e poi la usa. E arriva il down air! Prima o poi doveva succedere. Allora, Tyler sta cercando di portare comunque Loci ai bordi il più possibile, perché è un personaggio che soffre tantissimo i cubi che piazza Steve, Capitan Falcon. Quindi penso che il suo game plan in questo momento sia questo. Parte ancora ginocchione, buono la pair, evita il neutral air, ancora pair a punire. Il punto è proprio questo, cioè se dici che non può piazzare, se non deve piazzare giù il suo terreno, non devi dargli neanche il tempo di scavarlo il terreno. Esatto. Quindi continuare a stargli addosso è il modo più veloce per gestirlo. Allora, va a fare il piccone d'acciaio, deve ancora trovare sia l'oro che il diamante. Mi serve il diamante, intanto bravo qui ad intercettare col back air. Vedi, il back air va anche contro il carretto, quindi proprio... la mossa ideale in questo momento per Loci, che prova il down smash. L'ha presa. Ha sbattuto fuori, gli dà tempo per farmare. A loro. C'è l'oro, c'è il diamante. Adesso deve solamente trovare il modo di usare la box. È morto? No, è vivo. C'è il carrello per rientrare. Riesce a risalire sopra lo stage. Un ultimo paio di colpi. Sono entrambi in una zona di pericolo estrema. Basta un singolo colpo andato a segno. Attenzione, perché io vedo Seidonia col culo strettissimo in questo momento. Perché ricordiamo che il perdente dovrà andare eventualmente contro di lui nel caso dovesse vincere la loser semifinal. Arriva il carrello. Loci è stato preso. Oh, guarda quanto spazio ha fatto. Quello è un diamante. È una spada di diamante. Sì. E piccone. Sì. Oh, mamma. Prova la P a lettura. Ah. Avrebbe preso la stock. Non va, però. Non si fa. Ci la prova di nuovo. Down air. Tecca sulla scatola. E con il back air. A prendere la winners. E Loci va avanti.
Tyler scende giù. Ed è stato okay. proprio il backhand di Capitan Falcon. È stato proprio il backhand di Capitan Falcon la chiave di questa vittoria, come detto. Ha salvato il replay. Ragazzi, io non so se avete notato all'ultimo, ma c'è stato il clank tra il backhand di Falcon e l'incudine. Quindi letteralmente Falcon è stato a qualche pixel dal perdere lui. Due match di scimmie hanno condannato Tyler. Esatto. Era partito benissimo. Esatto. Era sul 2-0, dice ma sì, dai, ridiamo un po'. Doveva andare Game 4 di nuovo con i PG. Ma lì, sul momento sei lì che sei preso e dici vabbè dai ce la faccio. E invece nulla da fare. Barry vs Ipsy. E ora si scende in loser bracket. Loser's bracket. Oh, finalmente un non 2-0, ragazzi. Un non 2-0, il primo. Tra l'altro io dico anche un'altra cosa. È il primo 3-2. Vero. E finiamo alle 10, ragazzi. Dai, sono solo le 6. Eccolo qua il nostro Loci. Allora, questa è la bracket. Loci che aspetta il suo grand finalist dalla parte loser. La loser semifinal ci dice che Cydonia contro Viking si scontreranno e che il vincitore andrà contro Tyler, che invece aspetta in loser final. Chi ci ha già lasciato per quanto riguarda i quinti posti abbiamo Gravier e Gian, mentre per quanto riguarda i settimi posti sono Frozen e Kenobit. Scusa, potresti ripetere l'ultima frase un attimo? Sì. Frozen è arrivato terrificantemente ultimo. Ora mi piace di più. Già un altro aggettivo così per insultare. No. Ora i giocatori si stanno preparando, scegliendo i loro profili. Sì, c'è, potete andare, ragazzi. Che cosa? Per quanto riguarda l'ordine, tu devi essere a sinistra. Okay. Esatto, vai là. Perfetto. Okay. Con Cydonia che deve essere a sinistra, e Viking sarà a destra. Okay. E vanno per i loro comfort pick. Sì, ok. Bella scelta. È anche un po' necessaria, visto che andare a rischiare adesso sarebbe. Ok, dovrebbe essere ancora best of 3 questa, essendo semifinale, o best of 5? Come? Da ora in poi è best of 5, giusto? Tutti quante. Sì. Quindi. No, è best of 5, tutta la top 4 best of 5. Tutta la top 4. Siamo già in top 4. Sì. Voi siete in top 4, tu hai preso uno dei primi 4 posti, come ti senti? Beh, sono contenta per fatta sfelata? Siamo 8, metà classifica, vabbè. Vabbè, buono. Sei nella parte superiore almeno. Mi piacerebbe fare terza posizione. Almeno quello. Sono contento, io faccio speedrun di secchio, che cazzo ne avrei? Cioè, la seconda tappa del podcast. Speedrun di secchio. Pronti? Io no. Vai, entra, signori e signori. Mitre Pira contro Ness. Sono molto I am confusion in questo momento, perché non saprei che aspettarmi da questo match, perché Viking ha veramente upsettato il mondo e Cydonia è upsettabile il mondo, quindi però allora il favorito sarebbe Cydonia in realtà. Quello è già 60% di vita che scompare così. Però Viking ci ha mostrato veramente dell'ottimo gioco in questo torneo. Ma il problema, allora, il problema contro Viking era la mancanza di pazienza, e Cydonia invece è paziente. Beh, oddio, in realtà se dovessimo dire... Cioè, Cydonia doveva mostrare pazienza anche contro Tyler, però non mi pare sì, che... Sì, vabbè, ma contro Tyler nessuno può essere paziente, è come giocare contro... Come no? Loci ci è riuscito. Sì, Loci ci è riuscito dopo averlo tiltato dopo due match di scimmie. Ma sono drenato adesso. Drenato, sì. Ha detto proprio. Capisci che nei momenti in cui... Però guarda, allora, in realtà Loci ha un ottimo vantaggio in questo momento, perché non è che... Allora, lui adesso è in finale della Winner... Dato che è in finale della Winner, non è che se perde la prossima Best of 5 perde e esce dal torneo. Deve perdere due Best of 5. Invece Tyler se ne perde una, nel caso Tyler arrivasse in finale, addio. Già. Comunque, vantaggio di Cydonia in questo momento. Uno stocca a testa, però adesso con 40% di danno già fatto, come dicevi, 50. Ok, la fiamma va addosso. Non lo so, io ripeto, fossi in Viking userei solo Pyra. Una volta superato però penso la si trovi bene con la velocità. Penso si trovi bene con la velocità e vedo che utilizza moltissimo il side B. Più che altro perché gli serve, immagino, anche contro Ness, che è abbastanza veloce. Cioè, non velocissimo, però. Vedi, qua palleggia con i PK Thunder. Secondo me è una tattica molto buona. Perché comunque il discorso è che tu mandi talmente in alto l'avversario. Col PK Thunder è buono l'up tilt. Dicevo, mandi talmente in alto l'avversario col PK Thunder che puoi permetterti di utilizzarne un altro senza essere punito, avendo la quasi certezza di non essere punito dall'avversario che ritorna dall'alto. Qua.
Buoni danni, da fuoco, una bella mazzata e via. Ecco qua può fare veramente il buono e il cattivo tempo, decide di andare a punire mamma in maniera relativamente safe. Non fa particolari danni, però comunque qualcosina riesce a portarsela a casa. Ha provato. È il problema del PK Fire rispetto alla mazzata è proprio che ti porta troppo in alto per essere preso dall'hitbox dell'F Smash. No! Peccato! Allora qua Viking fa uno sbaglio abbastanza importante, perché una volta che si utilizza il 6B di Pyra non puoi utilizzare null'altro, né lo scudo, lo scudo sì? Un attimo. No, vabbè. Non puoi attaccare. Non puoi attaccare, ok. Perfetto, quindi lo scudo si può utilizzare, in qualsiasi caso, in questo caso non ha potuto utilizzare la B. Quindi è caduta per la cotta perché c'era l'arma che girava là e lui ha visto l'arma e ha detto ok, capisco, buona giornata. Secondo game, si torna sempre sugli stessi personaggi. Stage diverso però. Sono un po' di game. Sì, sì, è best of 5. Abbiamo ancora almeno altri due game. C'è un po' di disperazione nelle parole di Viking che ha detto non so che cazzo inventarmi. Contro il PK Fire. Ah, contro il PK Fire, ok. Mm. Passa molto tempo in aria. Più che altro perché non hai neanche... Attenzione, qua non segue la combo però Sidonia, Peccato. Beh, vuole danneggiare e poi andare per questo grab qui e garantirsi massima distanza possibile. Così, continui a tenerlo fuori. Viking si è visto anche prima che aveva un po' di difficoltà a rientrare. E quindi lo sta leggendo proprio bene. Allora, più che altro, Sidonia in questo momento sta sfruttando il fatto che Ness sia uno di quei personaggi che i novizi odiano sin dal primo momento. Proprio perché ha una marea di mosse di cui non capisci nemmeno il funzionamento o come dovresti uscirne a livello difensivo. Quindi il PK Fire letteralmente sta facendo, penso, non dico la metà del gioco, ma... No! Brutta caduta qua. È il tilt, è il tilt. Un po' di tiltino per Viking. Vabbè, sono cose che succedono. Sì, sì, succede, insomma, sono cose che cambiano. E anche tensione, Viking magari... Tra l'altro io penso che Sidonia non veda l'ora di riaffrontare il... Guarda, di Tyler. Punto di sotto tre botte. Beh, dai, puoi giocare anche tu, Steve. Un consiglio per il carrello, con Ness. Mazzata, con la mazzata lo rifletti. Infatti mi stavo chiedendo come mai non è stato mai usato la mazza per riflettere. Perché la mazza è molto lenta. Sì? Sì. Ok. Il punto è che la mazza è lentissima e sei lento anche dopo aver dato la mazzata. Ok, quindi hai tanti frame in cui potresti essere credito. Cioè puoi essere punito in maniera enorme dal tuo avversario. Mamma mia, 70% sì, quasi 0,62. Che... Allora riprova la strategia con Mitra. Penso che ormai si sia abituato alla velocità del personaggio, quindi anche se toglie meno comunque è più conveniente cercare di prendere danni utilizzando la velocità. Ma attenzione, perché questo PK Flash lo sciaccone tirato lo sciaccone e siamo nel settentrione, quindi va in senso orario oltretutto. Esatto, tanto parte il Fair. 156% di danni su Viking, che riesce a ritornare e non viene preso dallo yo-yo, ma viene preso successivamente, proprio mossa stesso subito yo-yo dopo. Ma in un'altra direzione alla fine ci va a segno. Ora, vedi, il problema è quando vedi quella barra degli danni che è già pari, se non addirittura superiore, e Sidonia ha ancora il suo primo stock, cominci un po' a preoccuparti. Cioè, non... Allora, come già detto... No! No! Oh! Il punish supremo, quello del disrespect assoluto, il futsul all'avversario. Involontario totalmente, però diciamolo, funzionato. Però ha funzionato. Cosa ho fatto? Appunto. Cose fighe. Guarda i danni. Tanto qua ancora PK Fire. Siamo già di nuovo a una soglia superiore. Come già detto, 79. Più che altro nella mia analisi prepartita ho omesso il fatto che Ness è considerato il noob slayer per eccellenza, purtroppo. Con tutto il rispetto per Viking, però due settimane. Ecco. Tanto Neutral A non riesce a prendere la prima stock ancora. Prova la P! Colpisce solo con i colpi successivi. Però riesce a rientrare almeno. Backthrow. Backthrow e andata. Grazie e arrivederci. 3-0. Sidonia. Meglio rapido e indolore che lento e doloroso. Sì. Adesso chi vince rimane seduto lì dov'è. Sì.
Dov'è quel merda di Tyler? Quarto posto. Dov'è Steve? Allora, comunque va detto, abbiamo appena visto un 3-0 ai danni di Viking, ma va detta anche una cosa. Viking come obiettivo si era posto a top 4. Di vincere un game. Ah, beh, vero. E ha vinto due set. Ha vinto aveva detto top 4 e basta. Mi sa Gian. Sì, era Gian che aveva detto top 4. Gian! Top 4! Vi leggo, ragazzi, bella con questi poggers, bravi. Sì, la chat è praticamente sembra una sola emoticon, letteralmente, quindi... È il richiamo del Sidonia Poggen. È il Poggen, è il Poggen. Che poi io vorrei sapere, ma la community di Sidonia ti fa con o contro Sidonia? Contro, ovvio, okay, immagino, poi, perché chiedevo, no, uno non sa mai. Nei momenti di solidarietà con, ma adesso contro, sicuramente. Certo. Sullo 0-2. Pronti. È arrivato lo sfidante. È arrivato lo sfidante, ragazzi. Io ti odio. Parte con okay. Io ti odio. Ridissimo, perché la chat ha cominciato a scrivere tutta contro. Tutta. Contro. Palesemente contro. Chiamate il Sidonia Slayer. Tyler è il Sidonia Slayer. Ha messo random. Quando vogliono possono partire. Facciamo Final D. Ma Pokémon Stadium mi fa schifo. Vabbè, metto Pokémon Stadium, dai. No, adesso ormai hai scelto Final Destination. Ma avevi messo Final Destination, fra. Sì, cioè, ma non tanto Destination... perdi uguale, almeno fallo in un posto in cui ti trovi. Sai che è la tua Final Destination. Ma è Game 3 quello. Ah, dici Game 3. È finita Final Destination. Comunque Viking terzo incomodo. Sì, incomodo, zitto lì. Ok, no. Dai, una bella. Voi non avete visto la schermata, ma c'era ancora il player 2 di Viking. Infatti vedrete una battaglia tra player 1 e player 3. Bello. Mamma mia. Ci siamo. Mia. Io sono ho paura di questo matchup. Sidonia con Ness. Sì, questo è Pokémon Stadium. Vabbè, va bene, non ti preoccupare. Scava. Ah, tra l'altro qua Tyler. Allora, questo è un counter a Tyler, perché Tyler non può andare sotto lo stage per fare il figo. No. Perché c'è una barra in mezzo che no, te lo ordina. No, che brutto. Non voglio più questo stage. Vabbè, dopo fa Final Destination. No, infatti dobbiamo dare lo spazio a Tyler di fare la sua... Non vabbè, so. Ma può fare le L quante ne vuole. Ok, ma la L non è la stessa cosa. Cioè, non è la tram... Secondo me a fine partita ha già scritto tutto l'alfabeto. Ma io voglio entrare nel tram di Tyler. Cioè, che me ne frega della L? Il tram di Tyler è la parte bella. Sotto lì, tranquillo. La metropolitana. Sì. Tyler Subway. Sì. Ma che stai facendo? Oh. Ho detto Subway, no Kamikaze. Kamikaze? Sì. Scava, il riferimento è quello, Loci. Oh, aspetta. Nessuno mamma dei due ci ha fatto un down B. Ha fatto anche il down B. Se beccava l'incudine lì avrei riso troppo. Oh. Eccolo il carret. Piccone prova la smash. No. Tempistica un pochino. Ha provato anche ad accompagnare il tutto con un mimo di freccia verso il su, verso l'alto per Tyler. Non è andata, però. No. Guarda, guarda come farma. Carrello. Quante incudini. Ha finito l'acciaio, però, Però ancora la flash. Pietra. Sì, ma con la pietra non puoi fare. Oh, come l'ha baitato! No, c'è la è su bordo. C'è stato su bordo. Ok. Buono lo yo-yo. Allora, il discorso è: sai qual è la discriminante? Perché il vantaggio Sidonia? Bravo, Sidonia. Bello. Sai qual è la discriminante, però, del non avere l'acciaio? Questo. No! Che l'acciaio si fa. Carrello. Che il carretto si fa l'acciaio. Oh, bravissimo! Ma non ci credo! Non bravissimo ci credo. Tyler, molto buono il magnet. Molto buono il magnet. Perché un blocco si era distrutto nel mentre. No, ce l'avrebbe fatta comunque. Sì? Sì, perché okay. Col magnet, cioè praticamente c'è un magnete che ti porta verso il bordo. Ok. E quello di Ness funziona particolarmente bene e in questo caso è riuscito a salvarlo. Perché i cubi erano troppo vicini rispetto al bordo. Ok. Ok, piccone di diamante per Tyler. 69 100%. A 69. Siamo tornati a fare. XD, ragazzi. XD, spam di XD in chat, per favore. Non mi deve toccare. Aspetta,
Nice. Mai più. Nice. Tyler vuole rimanere nel reame del nice. Esatto. 79%, scava, ottiene tutto l'ottenibile. Mai più. Bloccato. Comunque bravi ragazzi in chat con gli XD, bravissimi. Fortissimi. Tanto parte Carrello! Ancora il Pog Train di Tyler. Siamo 108-94. Vedi, oggi abbiamo imparato della nuova lore. Saidonia odia i mezzi pubblici. E ancora con la spatina, guarda. Guarda Tyler, oh! La spatina, ma parte il becchiere 2-1. Mamma. E Tyler comincia a preoccuparsi però, eh. E che ora siamo sul 2-1. Attenzione. Comunque ci fosse una volta che ha provato a dare la mazzata al carretto da Saidonia, proprio... Ma... No, è difficile. È molto difficile. È difficile. Mashup però. 0-0. Sì, 0-0, una stock per uno. Tyler si deve preoccupare, perché si deve preoccupare. Guardate, mamma mia, qua ha provato la troll proprio per andare a sfruttare la scheda, il cubo. Quanto fa male il piccone di diamante. Bello oh, il PK Fire. Questa è una risposta finalmente a Carrello. Ai mezzi pubblici PK devi Fire dargli di fuoco. Nuovo. No, perché poi è l'attack. Siamo... Vabbè, allora sei abituati, insomma. Io sì, ormai sì. Comunque. Noi qua a Milano niente, non ancora. Ma meglio per voi, scusa. Ma come, scusa? Cioè, puoi fare una foto dicendo che sei stato dentro quell'autobus una volta. Ho capito, però vorrei anche non rischiare di ritrovarmi dentro quell'autobus. Non rischi. Bella presa. Bello. 116. C'è left throw. Ha provato l'ordine. PK Thunder che l'ha messo in una posizione. C'è ancora il PK Thunder? No, non va. Prova a seguire l'avversario, ma Tyler... Non la faccio più, ragazzi. Quel carrello! No! Mamma mia, la prende di Astin. Ti ha eliminato così che non soffri più. No, basta, ciao. Comunque, per il prossimo compleanno di Saidonia gli regaliamo un biglietto dell'Interrail e lui tipo... No! Lui sta spostando le prime serie per distruggerlo psicologicamente. Esatto. Prima di... Sì. Lo sposta dalla chat arriva un reminder che è lo sposta poveri il carrello. È vero. Big Fire Tyler, quanto sta rischiando? Non ci credo. No, non ci credo. Ci no, prova? Ce la fa! No! Attenzione! No! Ci credo! È vivo! Tyler è vivo in tutto ciò! Tyler, comunque, io penso qua stesse andando a cercare di salvarlo. Colpa mia qua. Bravo, comunque, carretto in tu picconata. Come hai fatto quel grab non a prendere? E allora, una volta che la canna si appoggia, non ha più hitbox. Quindi... Pensavo si fosse appoggiato sopra lo scudo. No. Cioè, no, se si appoggia, si appoggia. Sì. Pensavo l'animazione fosse finita sopra lo scudo. Ah, la canna che bypassa lo scudo e continua ad avere hitbox pure quando torna all'indietro è quella di Fuffi, non quella di Minecraft. Cosa sta scrivendo? No, non credo stia scrivendo, penso si è stia tipo, facendo... ti prego, non darmi fuoco! Sta facendo il castello quello di Kingdom Hearts. Quello di prima. È ritornato a fare Creative Mode. Carrello, ragazzi. Sei detto, segue l'avversario, picco now. Perché no, scusa? Perché il allora andare sul carrello è avere molto più danno e molto più knockback. Sì, ma non ce la fossi la seconda. Ah, vabbè, sì. Sì. Perché no, nel senso ce l'ha l'acciaio per produrlo. Scusa, Tyler supporta. Eccolo! Lui adora i mezzi pubblici, ha l'abbonamento. È lui. Trenny Tyler. Trenny Tyler. Yes. That's the Trenny Tyler. Chuf chuf, motherfucker. Se non la usi in qualche prossimo pezzo, Tyler mi offende, te lo dico. Non pensare al carrello. 160, eh? No, sta pensando al carrello perché guarda quanta rage ha. Guarda come sta fumando. Il carrello praticamente ti dà fuoco nel momento in cui ci entri dentro. No, ma io questa l'ho buttata via quando mi sono buttato di sotto. Sì. Ho
Vediamo. Devi credere di più nel cuore delle carte. Che fa, è schivato. Guarda come lo aspetta di sotto. Cattivissimo, Tyler. Deve fare così ormai, Tyler. Può divertirsi in questo game. Ha già la prima vittoria. Potrebbe prendere la seconda. Viene salvato dal suo stesso cubo. Però attenzione, è un vero alleato. L'ha preso! Ragazzi, ma non avete idea di quanto siano fondamentali questi cubi che sta facendo Tyler. Però arriva la Perfina. Vabbè, dai, 189%. Almeno la stock della bandiera, dai, almeno quella. Ora c'è pressione psicologica inversa. E 90% i carrelli li vede volare e li schiva subito. Continua a cercare. Immagino stia cercando il diamante. Per ora solo oro e pietra. Però c'è un sacco di metallo per i carrelli. F! Saido, ma non sei il mio piccolo pop-champ? Oh no! Oh! Attenzione! Mamma. Attenta alla presa! Semplice colpo! Wow! Oh, ecco il carrello! Gli vai addosso al carrello, non va bene. Stai fermo, ti grappa. Sempre. Ti colpisce col piccone, ma cosa devi fare? Più fuoco. Bisogna imparare a giocare, Saido. È vero. Bisogna imparare a giocare. Mamma. Stadio fa la definition. Sta andando via la voce. Sì, sì. Sì. Saido, siamo a 2-0. Non lo so, uno switch. Ma sì, posso prendere a pugno la switch. Mamma mia, carrello di me. Sakurai, un errore hai fatto in questo stage. E questa la sbatta per fare tutti gli stage da capo, per mettere un personaggio. E comunque questo. Oh no. Oh, damn. Allora, vediamo. La musichetta è mega inquietante, sì, su Final non Stage. Lo so, non... Cioè, è proprio così il contrasto con la serietà del momento. Cioè, io penso che una delle cose più belle però sia giocare a Brinstar con le colonne sonore di Yoshi Story. Mamma mia. Tipo una delle esperienze più mistiche che potresti mai fare. Comunque ci serve un ditto matchup se arriviamo al quarto. No, beh, Ness ce l'ha a disposizione. Oh, no! Bella, no. Però. Questa era fatta apposta, non era bravo, bravo. Il carrello. Se l'avesse rispento dentro il carrello, avrei tiltato. Quella è 500. No, l'ha provata. Questa era. Cercava la meteora. Bella schivata laterale. No, continua con la mazzata, ma non capisce che, soprattutto con un giocatore come Tyler, il PK Fire. Lo smash up pronto. Ecco, va di PK Fire questa volta, ma come vedete Tyler continua ad uscire molto presto. Eccolo, ultimo colpo, non va. Aspetta, c'è il carrello. Serve il carrello. Se avessi piccato col carrello, sarei impazzito. Oh. Comunque Saidonia sta cercando di rendere spettacolari gli ultimi momenti della sua vita da poggenatore di questa prima tappa. Ah, eccoci qua. Grazie Tyler, ti voglio bene. Lo doveva fare. È il tram sotto, la metro, non il tram. Ma sotto c'era scritto l'ho fatto per Terenas. Adesso fa la scritta per intero. 2-1. No, il carrello è finto. Non ti può fare male. L'importante è crederci, fra. Io aspetto solo i meme con Saidonia e il carrello, raga, non vedo l'ora. Ci sono già? Poi ci sono già i meme sul carrello. Sto male, raga, sto male. Oh no. Me lo fate pure treni Tyler, tipo un treno con la fatta tipo il trenino Thomas, ma con la fatta Tyler. Mamma! E arriva la picconata. 3-0 secco. Contro il carrello va così. Contro il carrello va così. Puoi stare seduto. Bene, finale. Quindi, raga, inizia sta grand final. Grand sì, final. Sì, grand final. La prima di tante di questo Poggen. Che adesso vuol dire con Tyler che si è dovuto fare la sudata da sotto.
Adesso devi vincere. La sudata da sotto che c'ha ascelle pezzate. Sì. Che... tantissimo. Non lo so. Ah, sì? La sudata da sotto è bellissima. Comunque. Ma scusa, quale che cavolo si è dovuto fare comunque per ritornare su? Che ha dovuto fare? È stato là e è tornato su. Sì, contro Seidonia. Cioè, io però. Posso capire, magari la sudata. No, dai, la sudata da sotto comunque. Seidonia ha fatto non più match. Importanza. Non ha importanza. Perché se non ha giocato Seidonia. Va bene. Nella mia mente è così. Comunque, signori, questa è la bracket, come potete vedere. Abbiamo Loci sopra, Tyler sotto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire molto semplicemente che Loci è dal lato winner, Tyler è dal lato loser. Cosa comporta questo? Che Tyler dovrà battere in ben due best of five distinte il suo avversario per aggiudicarsi campione del Poggen. Mentre a Loci ne basterà soltanto una. Vediamo se ci riesce però Loci, perché Tyler è tornato bello agguerrito dopo... dopo quella luz di prima. Beh, direi proprio di sì. Sai, con la sudata da sotto. Sì, giustamente. Era il riscaldamento necessario, sai. Sì, 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 sì. Per quello... Si è tranquillizzato. Adesso è tipo... chillato. Ha fatto il suo treno, i suoi trasporti pubblici. Sì. Ora, sai come quando sai... La metro T. No, no, sai come quando hai tutte le stazioni come Monopoli. Il treno delle 4:20, giusto. Poco da fa. Signori, ci siamo! È il momento di entrare on stage! Grand Final! Allora, Grand Final numero 1. Tyler, ricordiamo, lato loser. Quindi, così, 30%. In regia, se fosse aggiunta una aperta quadra, L chiusa quadra sul nome di Tyler, sarebbe tutto più giusto. Ringraziamo in anticipo la nostra Chiara. Comunque... Tyler Pharma. Che Tyler fare? Pharma. A loro. Vediamo un po'. Comunque se, cioè 96 e 20. Non so se è Palutena. Palutena forse non è la scelta più saggia. Allora, secondo me invece difficoltà. È una scelta molto buona in realtà contro Steve. Buono il backrate. Perché il punto di Palutena è che se riesce ad entrare quella mezza volta con le mosse... che ha a disposizione, può entrare in combo e può prendere altissime percentuali, quindi a lei basta entrare 3-4 volte nelle difese dell'avversario per poi andare a cercare magari la lettura di Up Smash, di Explosive Flame, che tra l'altro è un tool che funziona anche da lontano e trapassa, tra virgolette, i muri. Oh mio Dio! Wow. Però Tyler c'ha i cubi. Sì! Hashtag i cubi. Gli occhi di Monica. Guarda. Mamma mia. Quando parti con quella combo, con l'accetta non riesci a fermarlo. Eh no. È il concetto di true combo. Ci sono parecchie true combo all'interno di questo gioco. Una delle true combo che ha a disposizione Tyler è quella degli up air che combano tra di loro nelle prime tre, nelle basse percentuali. Comunque sta prendendo davvero il carrello. Percentuale. Oh! Mamma mia. Wow! Punto esclamativo! Questa è l'esperienza che ti porti a casa da Minecraft. E tristock. Attenzione, wow. Perché Loci aveva cominciato con il box e decide di switchare al controller del GameCube. Palutena non è il personaggio di oggi, si ritorna probabilmente al capitano. Vabbè, è stato un bel riflesso della sua durata media. Sì. Magari Loci è concentrato, non so che non, so, non ha sentito. Niente, tranquillo. Non ti preoccupare, vai. Molto cattiva però. Comunque. Però è vera, cioè, per quello che abbiamo potuto vedere qua, Tyler l'ha distrutto nel primo match. Però ora c'è il controller serio, ha deciso, sai cosa? Sì. Cambiamo un po' il ritmo. Sì. Ci pensi che quel controller c'ha tipo 15 anni? Questo? 20. Sì, 20. 20, sì. Ah, è proprio del 2001? Porca vacca. È tenuto bene. No, io il GameCube ho preso nel 2004, 2005. Era appena... stavo uscendo qui l'anno dopo, praticamente. Capitan Falcon. E 3-2-1 si va su Town and City. Stage di Animal Crossing. Chiara apprezzerà. Contentissima, lei. Parte di Down Air. Comunque sì, per l'appunto, questo era il match che volevamo vedere tutti, ragazzi. Il capitano contro... Steve. Il treno. Contro il treno, è vero. Quindi capo deve fare treno il... treno contro il treno. Capo Tren Falcon. Questa, vabbè, sono triste. Mi do del triste da solo. C'è il TNT. Up smash, bravissimo. Show your moves. TNT. Oh, ce l'ha la TNT piazzata da prima. E l'ha fatta funzionare. Sì.
E beh, gli ha mostrato le moves, c'è poco da dire. Vero, vero. E la show up. Mamma. Ancora? E poi va di Falcon Kick sul nulla. Smash up e via. Il problema, Loci, è che se tu gli chiedi di mostrarti le sue mosse, lui lo fa. Non conviene. Esatto, non è meglio se non lo fai. Parte col carrello. Ah, prova il down air, ma l'up tilt purtroppo... L'up tilt, l'unica cosa che sento in up tilt è Sidonia che è dietro e dice bello il carrello, bilanciato il carrello. Complimenti, Sakurai. Bello, bello. Ottimo lavoro, Sakurai, merda! Mamma mia! Gli ha chiuso? No, non è riuscito a finire. Dietro c'è Sidonia con le bandierine di Loci. Sì, sì. Loci Ultra... Però già, già abbiamo vantaggio già... qua. Lo sapevo che l'avrebbe fatta. Ha provato fast fall knee, non è riuscito. Ecco, questa schivata non l'ho capita particolarmente. Oh, salvato dalle piattaforme sulla recovery. Qua sì, infatti ero tipo, perché sta tornando così in fretta? Bravo, bravo. Ok, 90%. L'utilizzo del back air di Loci comunque se lo porta dietro dal vecchio capitolo da Smash 4 che... Oh, il carrello che colpisce due volte no. Back air era una signora mossa, lo è ancora. E ancora show your moves. Non ha imparato la lezione. Non l'ha imparata due volte. Non c'è due senza tre? No. Ha pazientato qua. Dai, bravo, smash un throw, up, a pair, doppia pair, porta l'avversario al 37%. Deve sfruttare questi HP per quando possibile. Fa spazia male il back air. Smash up di Tyler. Bravo, ce lo vedo. Benissimo. Eccolo, smash up di Tyler! Sì. Devi giocare di prediction dopo un po'. Sì, sì, comincia a vedere. Se le vedo io queste cose dovremmo preoccuparci però. No, fa capire quanto in realtà poi come gioco sembri molto difficile, ma è molto intuitivo, Smash. Easy to learn, hard to master. Arriva. Sì, dopo le finali ci sarà l'annuncio del prossimo gioco, quindi rimanete con noi, mi raccomando. Perché non sarà anche nemmeno l'unica sorpresa. Appunto. Ci sono altre sorprese? No, manco io, quindi la sapranno solo loro tre probabilmente. Attenzione, presa, back throw. Probabilmente sarà il match in cui Sidonia userà Steam per la prima volta. Sì. Contro Tyler. E dimostrerà tutta la sua maestria. Reverse main tournament. Però il problema cavolo, è che sarebbe fighissimo. Sarebbe figo, però dove lo trovi il tempo? Potremmo fare proprio tipo, no, la cosa di pescare. Ah, sì, bello. Sì, sì. Però nel frattempo che chiudono un altro match. Sì! Sai qual è il problema dei reverse main? È che poi io divengo di un altro main. Cioè tipo... qual è il mio main? Kazuya. E nessuno sa usare Kazuya. Certo. Vero. Cioè già non lo può fare perché è il suo main. Però io, no, io sarei scorretto. Però aspetta, scelgo io il tuo personaggio. Sì. Torneo a scelgo io il tuo personaggio. Nemesis Draft, sì. Ci sta. Vabbè. 3, 2, 1, via! Smetto di dare brutte idee a Sidonia che mi ha fissato... Oh. Cos'era? Okay. Ok, rispetto da parte di Tyler. Okay. Dice, sai cosa? Pareggiamo. No! No, però, No! No, no, torna. Eh beh, sì, c'aveva comunque con 1.2% di danno, perché non so se lo sai, una volta al secondo subisci 1.2% di danno... Se quando sei proprio stage. Fuori... Sì, quando sei fuori visione. Quando sei fuori dalla telecamera, sì. Mm. Fino a 150%, a 150% smette. E ora lo sai. Ora lo sai. Arriva il carrello. Cioè, ci deve essere tipo un riflesso incondizionato, tipo cane di Pavlov, che quando sente la campana comincia a sbavare. E fra appena vede il carrello, bello. Proprio automatico. Secondo me anche se glielo faccio nel sonno, parte solo il carrello. Bello. Aspetta, bello. L'abbiamo spezzato. No, ragazzi. Prossimo gioco è l'Eurospin. Eccolo, bellissima sta mossa, ragazzi. Falcon no! È un Falcon no, purtroppo. Comunque, però arriva B. Bello. 1-1 di nuovo. Come carrello. Quanto quanto è close questo match? Parecchio, parecchio. E abbiamo un 44-4. Bello, come punteggio. 72. Sta prendendo un po' il sopravvento sì, Sidonia, addio. Ormai abbiamo perso il cervello, 50% qua. Beh, recupero la parte di Tyler. Aspetta, devi scavare un altro carrello. Gli arriva.
Sta pescando. No, ne ha parecchi di carrelli. Allora, il carrello. Oh mio Dio! Scambio di ginocchio per fuoco. Parte Deodino! Oh, ancora ginocchio! E Loci ne vince una. Tiene viva questa gran e final, Loci ne vince una. Pazzesca! Si va game 4 per questa grand final. Ricordiamo, se Tyler dovesse vincere questa best of 5 non sarebbe finito il torneo, quindi rimanete con noi, anche perché alla fine di questo torneo vi annunceremo quale sarà il prossimo gioco della tappa del Pokémon, della prossima tappa che si terrà il 9 gennaio, quindi segnatevela sul calendario. Pokémon Trainer! 7 gennaio. Scemo io. 7 gennaio, cancellate e risegnate. Pokémon Trainer. Pokémon Trainer, allora questo è un altro personaggio che va spiegato, sono tre personaggi in uno. Squirtle è il personaggio più veloce ed enormemente più leggero, con enorme potenziale di combo. Ivysaur è la via di mezzo, molto ignorante, molto, diciamo, ha anche un projectile game decente grazie alle foglie lama, ha parecchi setup abbastanza interessanti e delle aerial veramente pazzesche. E l'ultimo dei Pokémon a disposizione è Charizard, che invece è quello più ignorante, più pesante, che tira gli sganassoni, ma ci mette anche tre quarti d'ora a farlo. 104%, 123%. Loci sta tornando bene. Eccolo. Devi cambiare per Charizard. Eh sì. Il problema è che è un pochino più lento e quindi rischia tanto. Però almeno non vola così tanto. Se trova quell'unico spazio di cui ha bisogno per prendere la stock, la trova e basta. Oh, qua prende ancora un po' più di danno, 77%, la prende il Neutral Air, non è abbastanza lontano però. Capitan Falcon aspetta il down air e va a punire di Affair, di 114, sì, di Fair, scusate. Quanto sta rischiando Loci a sporsi così? 114 o 147, pazzesca, prova Squirtle addirittura! Ma è leggero e vola via infatti con poco. Credo sarebbe morto anche Ivysaur, non so Charizard invece. Charizard forse sarebbe rimasto... giusto in tempo per rientrare. Bravo, bravissimo. Peccato perché manca solo la meteora e Tyler non può tornare. Non riesce a quindi tornare. Quindi complimenti, tanto di cappello a questa giocata enorme di Loci. Sì, perché adesso con 114 e ancora 3 stock disponibili, 42% già piazzati. Non è contento, sta festeggiando. Sta pensando bene, prossimo match. Vediamo, 200%. Non dovrebbe ragionare così. E infatti arriva il down air. Questo è esattamente uno di quegli hitbox delle aerial di cui vi parlavo. Up air e down air sono due delle migliori mosse nell'arsenale di Ivysaur e di tutto l'arsenale a disposizione di Pokémon Trainer. Veramente fortissime. E questa è stata la prova. Down air scende addirittura sotto al bordo. Prima che tu possa aggrapparti, tu vieni meteorato giù. Sei eseguita correttamente. Tyler sta gestendo bene. Da 0 a 90, buono l'F Smash. 110. E qui deve stare di nuovo attento, Capitan Falcon. Infatti, bravo Loci ad optare per un Raptor Boost come ritorno all'interno dello stage, perché dal basso avrebbe rischiato di nuovo la meteora. Charizard, devi rispettare il danno che va a portare, anche quanto lontano possa spingerti. Sì, forse... Oh mio Dio! No, è vivo. È troppo pesante. E parte il side B che prende la stock. 1-1. Cioè, è una mossa talmente potente che va addirittura a danneggiare lo stesso Charizard. Raptor Boost bloccato, 28%, 43 di coda. Prova ancora il Fair, non entra. Queste sono fasi molto concitate. Bravo qui, evita ancora la presa. Tilta Pair, 65% su Captain Falcon. Prova la Pair, bravo Tyler. C'è il tech da parte di Captain Falcon, che non è in una buona posizione in questo momento. Prova ancora il danno. Non entra, dash attack evitato. Segno il colpo. Tyler che vorrebbe rientrare. Prova a predictarlo, non ce la fa. Attenzione, ritornarsi al centro. Un bel colpo da distanza, c'è il calcio e via. C'era il calcio, 2-2. Tyler stava andando verso destra, non è riuscito a correggere la DIA in tempo. È 2 pari, si va game 5. Questa volta Tyler deve assolutamente riuscire a resettare la final. 2-2. Sora addirittura. No, ma di Steve. Sì. Squadra che vince non si cambia. Steve l'ha portata la vittoria, ma così anche Captain Falcon per Loci. È vero, non hanno fatto Double Luigi. Niente Double perché Luigi. Dopo, no, perché è dopo, è loser contro loser. 57-0. Mamma mia, iniziare così è proprio pesante. 15% di danno. Per quell'intera combo. Tyler adesso è entrato in tryhard mode. Poco da fare. Deve riadattarsi Loci. Non è proprio la cosa più semplice qua. No, per niente. Iniziare. Buona picconata.
sta giustamente scavando disperatamente per cercare qualcosa. Bello! Qua ha avuto tutto il tempo perché comunque Tyler è stato fermo per parecchio. Ha ancora il secondo colpo del down smash, che ricordiamo è più potente del primo. Riesce a ritornare all'interno dello stage, evita il colpo di down smash. Lo scudo sta per spezzarsi. Pazzesco, ha provato il Falcon Punch. Su di me avrebbe funzionato, non me l'aspettavo mai. Buono down tilt. Prova il colpo di lava. Attenzione, va a segno. No, ci vuole continuare a zonarlo. Bravo. Prendere tempo. Bravo Tyler per prendere tempo qua ancora una volta. Carrello che non va a segno. La piccolata lo spinge fuori. Adesso ha il piccone di diamante a disposizione. Vediamo, si riposiziona all'interno dello stage. Dura molto, non dura molto quel piccone di diamante. Adesso buono il Falcon Kick. Parte subito con la pietra. Subito evocare il carrello. Ha comunque un piccone d'acciaio su cui far conto. Magari fa meno danni, ma comunque il knockback è parecchio alto. Porta l'avversario già a 69 punti percentuali. C'è lo sconticino a 69.9. Oh! Mamma mia! Oh, quanto ha rischiato! Sì. Quanto ha rischiato! A percentuali più basse sarebbe finita. No, ci più alte, scusate. Che riesce a rientrare. Attenzione! Prova ancora una volta! Piccone into up smash. Porta l'avversario a tripla cifra percentuale. Cosa che ricordiamo, gli si può ritorcere contro grazie al Rage Effect. Quindi stiamo attenti. Non ha a disposizione acciaio per fare carretto o incudini. Deve scavare, ma non ha mai il tempo. Esatto. Almeno quel poco tempo. Prova la presa. Falcon Kick. Segno. Bella picconata ancora una volta. Continua a scavare Tyler. Sta cercando ha materiale. Ha piccone, Non ha più piccone. Oh, oh. Questo è brutto. Però ha il carrello dalla sua. Prova a baitare l'avversario. Lo smash. Ecco! Ah, segno! C'è entrato. Lo va a prendersi il piccone, ha a disposizione il diamante per la stock successiva. Comunque, bravo qui a seguirlo. Down smash che però non risolve tantissimo. Però il ginocchio fa 1-1. E il adesso siamo tutto. Oh, 0-0. Vediamo un po'. Tyler che parte con i danni subito inizialmente. C'è il carrello. A seguire subito dopo ancora una volta il tentativo di carrello. Non va a segno. Tyler che prova a scavare, non ci riesce, non gli lascia lo spazio. Arriva il pugno, danni a Iosa, 49%, già volati, 16%, c'è l'inserimento con la ginocchiata dalla distanza. Qua c'è l'antica con la Z, ragazzi. Oh, 74, 86, mamma mia, 102! Loci non gli vuole lasciare spazio, ci prova con lo sbesta, va a segno, c'era un attimo presa a partita, che prova a scavare, prova ad avere la spada di diamante, la riesce a costruire giusto in tempo. Futstullino che rimanda in basso Steve. Attenzione. Bello questo AP, bravo. Gli fa capire che lo scudo non è l'unica mossa che può tenerlo calmo. Prova ancora il colpo, down air. 137%. Attenzione. Arriva al volo, giusto per salvarsi per un pixel. Bella la schivata, bravo. Mette un bel muro tra lui e l'avversario. Vuole scavare, prendere il carrello almeno. Vediamo se riesce a tenerlo lontano ancora a lungo. Materiale per un altro carrello lo trova, infatti. Riesce a riportarlo in auge. E qua c'è il colpo E Loci è il vincitore, signore e signori! Mamma mia, che turnaround! Sei il Poggen! Il Poggen di Smash è Loci. Possiamo dirlo ufficialmente, congratulazioni a Loci. È il primo Poggen di Super Smash Bros. Ultimate. I nostri complimenti a lui. Complimenti anche a Tyler, che ha veramente acceso questa finale. È stato un 3-2 meraviglioso. Ma complimenti anche ovviamente a tutti gli altri partecipanti che hanno offerto del buon gioco. Anche quelli che sono qui da poco e che soprattutto si sono messi in gioco all'interno di questo evento. Complimenti davvero. E qua adesso a breve chiacchiereremo di quelle che saranno anche le prossime occasioni, i prossimi giochi che ci saranno, perché ricordiamo il Poggen è più giochi come evento. Non è soltanto un singolo gioco che c'è un evento mensile, no, proprio il contrario. Infatti a breve verrà rivelata la tappa del prossimo Poggen, che si terrà il 7 gennaio. 7, me lo garantite tutti, perfetto. Non il 9, gennaio. Cancellate il 9 dal calendario. Dall'8 passate direttamente al 10. Segnate il 7. Epifania. Epifania. Ok, il giorno dopo. Natalie. Stai zitto! Ok. Guardate 20 secondi di cambio scena e ci sediamo sul divano. Sì. Allora, signore e signori, allora, noi ci prendiamo velocemente una pausa proprio istantanea, giusto per cambiare un attimo la scena, metterci tutti un attimo più comodi e rilassati, e poi saremo qui con gli annunci finali. E il Poggo? Poggo! Poggo!
Poggen, signori, il Poggen è stato effettuato. Abbiamo provato. Questa prima tappa del Poggen si è conclusa. Ora abbiamo un primo classificato, un secondo classificato, un terzo classificato e il resto della marmaglia pippaccia scartina. Abbiamo ancora delle sorprese da darvi perché il Poggen è, cioè, ci sono gli amici di Bandai Namco che ci hanno voluto dare una mano. Che sono molto Poggen anche sono loro. Sono molto Poggen anche loro, visto che loro amano i picchiaduro, amano la FGC, hanno deciso di supportare un pochino il Poggen a modo loro. E quindi, ragazzi, per ognuno di voi non abbiamo medaglie, ma abbiamo dei porta badge di Pac-Man, che è un personaggio di Smash. Che è un personaggio di Smash, e ne abbiamo uno a testa. Uno per tutti quanti, poi lo darò anche ai caster. Sì, io ci appendo la dignità. Mi ci appendo. Tieni. No, in realtà sì, cioè premiatevi tutti quanti. Perché poi in realtà abbiamo una busta per il secondo classificato e una busta per il primo classificato. Per il terzo niente. Il primo classificato vince appunto una goodie bag con dentro. Sempre a tema un pochino Smash, abbiamo delle, visto che siamo in periodo di Covid, facci vedere, mascherine di Pac-Man. Bellissima. Queste per te. E il primo classificato, stessa cosa, ovvero busta con appunto le mascherine di Pac-Man, ma anche appunto un taccuino di Bandai Namco. Let's go. Ora, ci segno gli e la Chadness di Bandai Namco. Esatto. Questi sono i primi premi del Poggen. Nei mesi prossimi, con le prossime tappe, ce ne saranno di più e più gustosi. E in realtà ci farebbe anche piacere, per alcuni giochi, poter distribuire delle chiavi al pubblico. Ci stiamo lavorando. Ora, con Smash, chiaramente, essendo anche un gioco che è uscito nel 2018, è un po' più difficile. Ma magari con un gioco un pochino più colpevole, più recente, più ingranaggio, si potrebbe fare diversamente. E quindi, visto che abbiamo fatto un po' di foreshadowing, dopo aver premiato i nostri partecipanti, direi di, cara Chiara, facci vedere la roadmap con effettivamente data e titolo della prossima tappa del Poggen. Perché la prossima tappa del Poggen, il 7 gennaio del 2022, tappa numero 2 del Poggen, dici quando ci sei, Chiara? È Guilty Gear Strive. Let's go. È Guilty Gear, signori. Ingranaggio colpevole, quello del carrello di merda di Steve. È lui. E io lì preparerò i primi passi della mia vendetta, perché Smash è un gioco che io ho approcciato letteralmente adesso, quando abbiamo iniziato a progettare il Poggen, e io non avevo praticamente mai giocato. Tyler lo sa, io sono... Vabbè, però su Guilty Gear partiamo quasi tutti allo stesso livello. Mi sa che sempre Loci è leggermente in vantaggio. Loci è quello alla cultura proprio di picchiaduro più curioso. Varia. Però ecco, ora vorrei introdurre al pubblico, proprio tutte le community che stanno seguendo il Poggen, il ritmo che avremo, anche perché appunto Smash era un inizio, era un'introduzione e anche forse il titolo più di casa qui proprio in questo canale, esatto. Quindi abbiamo deciso di farlo per primo. Però il concetto vuole essere avere delle live durante il mese prima del Poggen, nelle quali si cocciano tutti i partecipanti, e ovviamente ogni singolo pubblico può avere magari gli esperti di quel gioco che possono aiutare il creator a migliorare. Quindi, in altre parole, io regalerò 100 sub quando venite a cocciare me su Guilty Gear. Venite tutti da me, ne regalo 200 se non cocciate gli altri. Stava andando così bene. Così bravo. Allora, è tutto la vita è pay to win. Esattamente, no? Sì, direi di sì. Allora, ragazzi, ovviamente abbiamo bisogno di persone che sono capaci, certo, per insegnare veramente questa cosa. E quindi possiamo dire tranquillamente, prego, che collaboriamo con la community italiana Spaghetti Showdown, che insomma casa di Guilty Gear in Italia. Bella, ragazzi. Grazie mille, ragazzi, ci darete tanta saggezza. 100 sub, 200 se fate i bravi. Allora, praticamente esattamente come prima di un grande incontro di pugilato o durante appunto il periodo della WWE, durante le prossime settimane, in attesa del 7 di gennaio, sul canale di ognuno di noi potrete trovare una più volte a settimana, dipenderà dal singolo streamer. Tutti i giorni! Tutti i giorni! Vuole tryhardare un bot? In live, ognuno sul proprio canale, con il coach di riferimento di Spaghetti Showdown, per prepararsi alla prossima tappa del Poggen, in modo che voi possiate vedere proprio il decorso dell'allenamento e la preparazione finché non si ritornerà qua appunto per il bracket ufficiale del Poggen per la seconda tappa, che arriva con la Befana.
Esatto. Donna saggia. Epifania. Potrebbe tranquillamente essere un personaggio di Guilty Gear. Guarda, se la Befana fosse come Ino, io avrei fatto il cattivo tutto l'anno. Te lo assicuro. No, io la immaginavo proprio effettivamente molto vecchia, stanca, però la scopa a un certo punto diventa una falce, perché è Guilty Gear. Sarebbe molto Guilty Gear. Capito? Come... Lei arriva stanca, inizia poi... Proiettile il carbone. Sì. Quella che avete visto comunque, ragazzi, è una versione beta del Poggen, perché sì, abbiamo altre sorprese in arrivo, ovvero una sigla che verrà composta dal buon Kenobit in live, oltretutto insieme a Loci, che così gli insegna un attimo a utilizzare proprio il programma. Non vedo l'ora. LSDJ, perché appunto vi ricordo che Kenobit è anche un musicista, lui fa musica con i Game Boy, fa musica in 8 e 16 bit, e quindi avremo una sigla per il Poggen. Possiamo metterci dentro la sigla il gong tipo di un ferro su un carrello. Dai, la sei segnata, tipo tom. A questo punto ci mettiamo anche su un carrello, devi andare proprio a campionarlo. Silenzio. Sì, dong. Lo possiamo fare, cioè se tu vai all'S lunga e fai un tong sul carrello, ti giuro che lo faccio. Bellissimo. Per il Poggen le sub scendono sotto con il carrello. Dong. Sì. Va bene, il carrellino con va bene, arriva le sub. Il carrello regionale in arrivo. Sì, comunque sì, avremo anche degli avatar che stanno venendo attualmente disegnati e colorati da un mio caro vecchio amico, ma lo vedrete, e avremo anche altre sorprese. Quindi noi speriamo che il Poggen vi sia piaciuto. Ci scusiamo per i problemi tecnici iniziali, non è mai capitato in realtà, ma il computer a un certo punto è esploso e quindi è andata così, ragazzi, però è stata una mezz'oretta di panico, poi è andato tutto liscio. Io vorrei cogliere anche l'occasione per ringraziare Claudio Pezzella, Chloe, grazie mille, giocatore di Tekken veramente formidabile, sì, ma ancora di più un graphic designer con veramente le palle quadrate che ci ha fatto tutto ciò che riguarda Poggen. E un grazie anche a Chiara che ha fatto un botto di regia oggi, più tutte le grafiche stanotte. Noi vogliamo anche ringraziamo tutti i partecipanti del Poggen, perché ovviamente molti vengono da Milano, ma c'è chi viene dalla Sardegna, c'è chi viene dalla... Cioè pensa a venire dalla Sardegna e arrivare ultimo. No, not like this! E allora, ringraziamo, ci teneva così tanto a perdere, che mi ha fatto solo una serie di coaching e sono stato avvisato a fine games. Guarda, tutte scuse. Noi ragazzi siamo contenti. Io vedrai quanto gli aiutiamo. Madonna. Su Guilty Gear. Qual è la speranza? Su Guilty Gear arrivo ultimo io. Qual è la speranza del Poggen? È che uno, intrattenervi, speriamo che vi siate divertiti quanto ci siamo divertiti noi, ma soprattutto sperare che alcuni di voi abbiano manifestato un piccolo germoglio di interesse verso il mondo dei prepuzzico. Ci sono tante community dei vari picchiaduro in Italia, speriamo che tramite questo noi riusciamo a portare alla vostra porta un gioco, un genere di gioco che io personalmente amo, anche Loci, e che qui l'amore è abbastanza difficile. Vogliamo far conoscere il picchiaduro, sapete che è un genere, non dico bistrattato, ma quantomeno, soprattutto noi intelligenti, aver fatto il microfono al contrario praticamente tutto il tempo. Dicevo, buona a sapersi. Il picchiaduro è un genere, insomma, non del tutto diffusissimo. Tutti stiamo sperando che il Project L esca presto. Così che Lapo, per favore, faccia lo posso uscire. Lo posso dire. Sì, ce l'hai. Tryhardo per essere il primo in Italia su Project L. Sì? Sì. Project L, per chi non lo sapesse, è il picchiaduro del mondo Riot. Sì, probabilmente presto arriverà sui grandi schermi. Per presto intendo nel 2026, conoscendo Riot. Però arriverà. In attesa di Project L, speriamo che il Poggen porti il picchiaduro a essere un po' più conosciuto nelle case di tutti quanti gli italiani. Ragazzi, i picchiaduro sono veramente un genere che hanno questo stigma del dire: ah, ma sono impossibili da giocare. Non è vero. Ragazzi, è difficile diventare veramente bravi nei picchiaduro, ma questo vale per tutti i giochi. Sì. Picchiaduro sono forse più approcciabili di tanti altri giochi che attualmente sono estremamente popolari, tipo secondo me League of Legends. Esatto. I MOBA io vi giuro che non li capisco ancora, e vabbè che non ci ho nemmeno giocato più di tanto. Comunque, proprio per riprendere anche il discorso del far conoscere quelle che sono le community italiane, andremo anche a raidare Smash Bros Italia, perché attualmente c'è un torneo milanese in questo esatto momento. E allora effettuiamo il raid, andate a vedere dell'altro Smash da loro. Noi vi salutiamo,
il Poggen è massimo. Grazie mille a tutti di essere stati con noi. Saluto. E mi raccomando, se ci sono delle, se volete fare fan art, meme. Hashtag Poggen. Hashtag Poggen. Ci vediamo lì per Coppa per un torneo di carrellini. Ciao. Saluto.